We'll be right back.
I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know how it's lived out. There must be some kind of plan. Every person could be you though. A pretty guy with a halo. But who am I kidding, please now? I gotta realize that signori e signori, benvenuti, ben trovati ad un'altra giornata di BTL. Io sono Vischio e oggi sono in compagnia del buonissimo Sarengo, lievemente raffreddato. Un po', ragazzi, scusatemi, la partita è bella, la serata sarà sfavillante, io un po' meno, chiedo venia, supportatemi, cercherò di fare il mio meglio, come faranno i giocatori all'interno di questa serie. Stiamo arrivando alle fasi finali, abbiamo una semifinale d'eccezione e con una semifinale del genere non possiamo che appunto divertirci, godiamocela. Sicuramente sì, quindi saluto te, saluto ovviamente anche la regia, saluto Fabio, grazie Fabio, e saluto anche la chat, salutiamo Nightmare e Benny, non proprio Benny ma più o meno sì, è una storia un po' lunga, ne parleremo in altre occasioni, ma diamo anche un'occhiata a quello che è il bracket di questi playoff di BTL. Deltaland e Las Verona si affronteranno oggi per una best of five all'insegna del sangue e del dolore, una best of five, vabbè, sì dai, deve essere dolorosa, una best of five, manca fa così, dolore, crudeltà, la mettiamo su questo piano narrativo, no? Sai, sono due team che comunque vogliono prendersi la finale, vogliono prendersi il posto il giorno del 2 aprile, chi li raggiungerà poi lo vedremo domani, ma comunque sì, è l'ultimo scontro prima della grande finale di questa BTL. Assolutamente, i Deltaland arrivano dallo scontro contro il Service Esport, scontro che hanno vinto in maniera decisa nella loro best of, nella loro serie, e dall'altra parte ovviamente gli Hellas Verona si sono guadagnati la posizione in classifica durante la fase di gironi, anche lì demolendo quella che era stata la competizione. Quindi sono due squadre che sappiamo hanno davvero pestato duro durante la fase di gironi e durante appunto questa di playoff. Non vediamo l'ora di vederle sfidare l'una contro l'altra. Alcuni dicevano che i Deltaland effettivamente hanno avuto un po' di sfortuna, diciamo, nel posizionamento dei gironi, che meritavano di più. Vediamo se effettivamente se lo meriteranno in questa serie, perché
È la prova del 9, no? Sì, La prova del 9. certo. La prova del 9, anche se comunque i Deltaland si sono stati sfortunati con il girone, nonostante tutto si sono fatti strada fin qui, no? Hanno scalato lentamente portandosi le rovine dei loro avversari alle loro spalle e sono arrivati fino a questo punto focale. Ragazzi, se cracca un po' il microfono, lo risolviamo, vi giuro, da domani. Cerco di risolvere con altre apparecchiature. Questo ve lo posso garantire. Purtroppo oggi l'apparecchiatura è quella che è. Gli avvisi sono arrivati un po' all'improvviso, un po' in ritardo, quindi ci Detto troviamo. questo, Vischio, ti voglio fare invece i miei complimenti, se non per l'apparecchiatura, appunto, il microfono. Dovunque vai, cambia la luce, cambia il posto, ma c'è sempre dietro un intero pannello di Questo. fono assorbenti. Non so come fai, io ti ho detto, se ti do 50 euro me lo monti anche a me, mi fai un piacere perché non saprei da dove Certo. iniziare. Grazie, Certo, guarda, grazie. questi sono facilissimi da fare. Si sbastano i cartoni delle Sì? uova, si organizza qualcosa, ma tu non ti preoccupare, ci penso Anche io. poi ti ringrazierei non solo io, ma anche i miei vicini di casa, capito? Perché io non posso spingere, perché sennò Certo. arrivano i vicini di casa che sono un po' anzianotti con il bastone, con della scopa sui muri, Dottor Sarego, con il ma che massimo. cosa stai combinando qui alla porta accanto? Esatto. Domattina c'è l'Angelus, dobbiamo Non sentire. credo mi chiamerebbero Saringo, ma il core concept l'hai capito, Sì, era per assolutamente non sì. dire altro, però va Va bene. bene così. Comunque, Detto questo. detto Vai, vai, vai. questo, torniamo a Hellas Verona e Deltaland, perché prima di arrivare qui live parlavamo di una cosa molto interessante. Gli Hellas Verona non li vediamo da un sacco di tempo, così come gli Davvero un sacco di SPS. tempo. Da Due due patch sono patch. tante. Allora, dal mio punto di vista, se devo esprimere un'opinione, credo che la loro qualità non verrà intaccata dalla patch, però effettivamente una patch o due in questo caso possono sicuramente influenzare quella che è la performance del singolo, non tanto in generale. Sappiamo che faranno delle belle partite, ma magari c'è una lane, c'è un campione, c'è un personaggio, eccetera, eccetera, che può avere più difficoltà che altro o può essere favorito rispetto ad altro. Lo scopriremo appunto all'interno della serie insieme a voi, ragazzi. Sì, se poi ci pensi, in realtà in queste due patch sono successe tante cose. È arrivato il piccolo draghetto volante della Landa, è diventato un Piccorban, Smolder, sono cambiate. È cambiata la presenza nella corsia centrale, perché da quella patch, è stata dalla patch da 13.2, 3, se non sbaglio, è stata l'ultima patch in cui si è potuto giocare a Azir. L'ultima patch, perché poi è diventato il global ban super buggato, incredibile, quindi è diventato alla fine un cerchiamo di giocare intorno a questa cosa. Si gioca intorno a Orianna, Nico, sono campioni dalla priorità altissima, così come Talia. Tanti campioni che sicuramente possono essere nelle corde dei giocatori di Hellas Verona e dei Deltaland, ma noi non sappiamo come i Deltaland si sono preparati a questo. Esatto, perché una cosa è andare a pensare a quelli che sono stati i pick, i ban durante la regular seasons, però ovviamente in un mese cioè, si possono fare tante cose, si possono fare, ecco. Non dico Certo. imparare un campione da zero, ma magari affinare un campione che è forte in quella patch, eccetera, eccetera, che magari non giochiamo da tempo, cose di questo genere sono tranquillamente fattibili. Vero, vero. E poi ragazzi, oh, ci sono 180 campioni. Quanti sono? 180 ormai. Ma cioè, anche se uno è fuori, non è che dovrebbe. Tipo 200 Quanti sono? campioni, mi pare. Sono 200, siamo arrivati. Mi sa No. che sono 200. Sai che questa è come la cosa dei Pokémon. A un certo punto arrivano. Ah, quanti sono? Allora, Sacco di. regia, sondaggio in chat. Quanti sono i campioni della Lega in questo momento? Più di 160, meno di 160, più di 180, meno di 180, o sotto i, cioè, o 200. Hai capito, no? Cioè, 160, 180, 200. Sì, Dai, va vediamo. A quale si bene. avvicinano di più? Ok, io nel frattempo stavo cercando al volo su Google e forse ho detto una cavolata gigante. Va bene, ditecelo voi. Forse. 166, grazie mille, Ciuffo. 166. Anche se Bam, a il sito dice posto. 167. Forse 166 meno Azir. Perché il campione sei tu! Ragazzi, non importa quanti campioni ci sono sulla Landa, finché ce Vero. n'è uno dietro lo schermo. Ehi, campione, mi stai ascoltando? Fai il tuo Detto gioco. questo, detto questo, tornando a parlare appunto della serie, l'altra cosa che dobbiamo sottolineare è come ancora una volta, anche è la prima volta che li vediamo impegnati in una serie, effettivamente, perché hanno giocato quelle che sono state le secche dei gironi, ma ovviamente la serie è un'altra cosa, ecco.
La forza dei playoff è questa. Sì. Il team che riesce a qualificarsi per primo a questa semifinale, come gli Hellas Verona e gli SPS, ha sì un periodo di pausa più lungo e dall'altro lato non fa vedere tante cose al team avversario, tanti pick che deve sfoderare in una best of five precedente, perché Deltrend, dovendo arrivare a questo scontro, hanno dovuto far vedere tanti campioni. Quindi bisogna vedere lontano dal terreno di gioco, lontano dal campo per tanto tempo, è un vantaggio, è uno svantaggio? Magari si sono riposati sugli allori questi Hellas, oppure dall'altro lato hanno il vantaggio di aver visto cose che i Deltaland non hanno potuto vedere. Certo. E, diciamo il core, il core di quello che abbiamo, di quello che vogliamo dire, l'abbiamo visto per esempio nella serie da parte dei The Gulls, che sono riusciti a giocare appunto una serie riuscendo a ribaltare quello che è stato il risultato della prima singola partita. Un 3-1 che ha mostrato adattabilità a quello che è stata appunto una sconfitta meritata. Che è stato un colpo di sorpresa per loro, a cui si sono dovuti adattare con successo. Quindi, sia per una che per l'altra squadra, essere messi alla prova sotto questo senso, perché anche non solo gli Hellas Verona Football Club, ma anche i Deltaland, che hanno fatto un 3-0 pulito, dovranno essere testati sotto questo punto di vista, riuscire a uscire vincitori da una serie complicata, quindi, in cui deve essere testato anche questo lato della loro compagine, dimostrerà effettivamente chi è il migliore. Dai. Ci arrivano tra l'altro degli spoiler dalla chat, ringraziamo Late Bloomer. Ian Pozumpo ha una pool di 167 campioni. E riprendendo invece quello che ci dice Benny, Hellas Verona contro Deltaland, non è stata la finale di Lucca dell'anno scorso? Io a Lucca non Oddio. c'ero, però effettivamente, se vado un attimo a ripensarci, potrebbe darsi. È vero, ora che ci penso. Sì. Quindi comunque i Deltaland qua devono riscattare l'onore di aver Sì. lasciato il terreno a degli Hellas Verona vincenti a Lucca, proprio quando Sai siamo in cosa? prossimità di Napoli, tra l'altro. Io non ci penso mai a queste cose, Poi. perché i giocatori cambiano, quando i giocatori cambiano spesso e volentieri anche le anime. Ovviamente alcuni giocatori rimangono, altri se ne vanno, e quindi a volte, diciamo, non è che si cambi così tanto, però in generale non è la prima cosa che mi viene in mente. Detto questo, la cosa assolutamente importante è che cioè, non c'è bracket di non c'è loser bracket qua, quindi Eh sì, vince, vince, vince. Sei va bene. arrivato fino alla semifinale, però puoi pagar pegno. Se alla semifinale perdi, sei fuori, basta. Potrebbe essere anche l'ultima e unica apparizione degli Hellas Verona, trionfatori del gruppo A. Chi lo sa? Chiedo Gruppo A. alla regia a che punto siamo. Sì. Boh, perché dovremmo essere. Ok, non siamo ancora qua, non siamo ancora pronti, quindi possiamo andare a appunto parlare di quella che è l'ecosistema in cui si affronteranno. La patch è ancora la, tra virgolette, stessa, come dicevamo, con lo Smolder, eccetera, eccetera. Smolder è quel problema da risolvere per tutte le squadre, ancora una volta. Sì, lo vediamo spesso da Blueside. Se sei Blueside, il più delle volte lo vuoi giocare. Se vai a scegliere Blueside, lo vuoi giocare. Se sei nel Redside, o è una risposta pronta, oppure lo banni. Quindi è un po' su questo che ruota il gioco League of Legends di questa patch. Quindi partite lievemente più addormentate per far sì che si arrivi a quel minutaggio in cui il piccolo draghetto può cominciare a prendere il volo e a fare execute in giro per la mappa. Oppure si può ruotare intorno ad altro, perché abbiamo visto la riproposizione di campioni come Senna, che nonostante i vari nerf resta ancora un pick molto valido, anche se non nella sua configurazione da farming Senna, ma nella sua configurazione da fasting Senna, decisamente più efficace. Comunque, quello che è Smolder è la pericolosità di Smolder, perché le risposte che gli abbiamo visto dare sono state Zeri, non efficace, Senna, non proprio efficace. Eppure c'è un campione, un singolo campione che sembra avere tanto tanto successo, e quel campione è Kai'Sa. È vero. La cosa che però mi preoccupa è il fatto che queste risposte funzionano se funziona la squadra, ma anche contro squadre molto forti,
magari che ci sovrastano, Smolder si dimostra essere comunque il problema da dover risolvere, come dicevamo, attraverso la draft. E quindi, diciamo, Warp effettivamente è un po' il meta. Questa cosa a me non piace di solito, nonostante il campione mi piace, è divertente da vedere, è divertente da giocare. In competitive lo ritengo un'aberrazione che debba essere appunto modificata, tenuta in Distrutto. considerazione e rispettata purtroppo anche con gente che sa giocare. Detto questo, per chi si fosse connesso solo ora, per chi non avesse seguito quella che era la regular seasons, andiamo a vedere effettivamente come erano messe le squadre all'interno dei gironi. Eccole qua. Eccole qua. Le gironi ci dicono una cosa, ovvero il gruppo A, un gruppo decisamente agguerrito, dove gli Hellas Verona ed i Gals Esport terminano a pari punti, ma per una serie di vicissitudini di gioco, ovvero scontri diretti, minutaggi, eccetera, eccetera, si ritrovano con gli Hellas primi e i Gals secondi, i SEA Esports e i Lobstar invece sul punteggio di 3-2, punteggio di 3-2 che costa caro ai Lobstar, esclusi infine dai playoff, proprio all'ultimo secondo dell'ultima giornata. Mentre il girone B vede trionfare gli SPS Aurum sul 5-0, dove i Deltaland seguono subito dietro con un 4-1 che ci dice abbiamo perso solamente dagli SPS. SPS che potrebbero, se vincessero oggi, ritrovare infine in finale. Axolotl Academy invece 3-2 per loro in virtù dei Gamblers che vincono lo scontro diretto contro gli Huawei Esports all'ultima giornata per scoprire chi dei due team sarebbe andato infine ai playout. Che cosa ci dice GG. questa classifica? Ci dice che effettivamente i primi quattro team sono tutti qui. Vero, vero, sono tutti qua. Giusto così, sono sicuramente le squadre che si sono meritate, come dicevamo, il posto all'interno della Sì? classifica. Ed eccoci qua, benvenuti all'interno della draft del primo game di questa serie fantastica, Hellas Verona Football Club contro Deltaland. Godiamocela. Monarca, Canele, Koigi, Glurian, Shield, Yampo Zoom, Pogolia, Crossman, Taeyeon e Corrifrog. Corri ragazzo, chiaramente, noi non lo vogliamo chiamare Corri No, no. ragazzo, però Sì, è ho la capito, ma una speranza. persona che non lo conosce arriva, dice chi è Corri ragazzo? C'è scritto Corri Frog, io lo chiamo Corri Frog, basta. Ci sono un po' di spoiler tutti per Yampo Zumpo, ha una pool di 167 campioni, ha un vantaggio genetico, spero l'altro top abbia un bel tubo. Non, vabbè. Comunque, Yampo Zumpo, il primo ban è proprio in direzione del top laner di Deltaland perché Zac viene bannato per primo. Hellas Verona al lato blu della mappa, Deltaland al lato rosso. E l'altro ban invece sono uno per Koigi e uno per Lurian, anche se sono due AD carry. Ban per Tristana, ban per Draven. Sembra quasi curioso vedere il ban per Twisted Fate, perché siamo in 14.5 e in 14.5 Twisted Fate ha subito delle piccole modifiche, soprattutto la sua configurazione AD. Esatto. Quindi sì, prende forza perché comunque è un campione con il quale si può giocare in giro per la mappa, si può giocare sia ancora, si può giocare top, si può giocare mid nella sua configurazione AP. È comunque un campione che resta forte con tanta priorità, così come quella Kalista che viene istantaneamente bannata. E a proposito di Kalista, Tristana, Draven, qui si va direttamente tutti a giocare sulla bot lane, come vedete. I ban della corsia inferiore sono fondamentali. Tristana, che abbiamo visto essere effettivamente una soluzione a Smolder o a Senna, le salti addosso a loro e con la bomba, insieme a un altro engage support, fai un ottimo lavoro, ma Tristana è anche un ban per la corsia centrale. Anche Draven e Kalista sono quei campioni che a livello 1 e a livello 2 ti possono correre addosso, possono estendere un trade fino a effettivamente prendere un'uccisione. Quindi entrambe le squadre sembrano volenterose nel voler giocare Senna e Smolder. Vediamo come se li distribuiranno. Prima di tutto, però, gli Hellas Verona vanno a prendere una Karma che, visto che a quanto pare a loro vanno bene entrambi, danno priorità. Sì, Karma è un campione che oramai abbiamo visto essere giocato un po' dappertutto con effetti disastrosi per il team avversario, ma qui l'Orianna non è un pick da sottovalutare, è un pick della priorità incredibile. Un'Orianna che se dovesse andare a fronteggiare Karma in corsia centrale, questo ancora non è detto, Karma può essere messa sia in corsia centrale che nel ruolo di supporto, che nel ruolo di top lane, volendo magari. Quindi, chi lo sa, è un ottimo flex per partire in blue side, soprattutto considerando che Smolder per ora è ignorato, completamente Sì, ignorato. sì. Primo pick dei Deltaland saranno Orianna, come dicevamo prima, e poi Nautilus, ma sembra che gli Hellas Verona si siano preparati bene alla patch, perché quello è uno Smolder.
Lo Smalley lo sapevamo sarebbe arrivato. La domanda era solo in quale delle due squadre. Vediamo se ci sarà la risposta di Senna da parte di Delta. Le due hanno ancora l'ennesimo tiratore che può effettivamente andare a counterare questo personaggio. Ricordavamo che ci fosse Zeri, ricordavamo la presenza di Kai'Sa Nautilus funziona effettivamente. E a differenza di un classico Smolder, in questo caso potremmo vedere accoppiata una rel che può comunque finire in giungla. Doppio Sì, flex per quanto riguarda gli Alice Verona, quindi doppio flex, è vero. Gli non ci Alas mettiamo ancora al punto. ballano intorno al poter flexare il loro pick, potrebbero andare adesso di Gragas e altre cose. Comunque, sarà Rell che potrebbe essere sia giungla che corsia inferiore, a questo punto si potrebbe spostare poi Karma in corsia centrale, vediamo, vediamo. Loro, i Deltaland rispondono con Zeri, dicevamo poco fa come proprio Zeri non sembrava essere un pick perfetto per giocare contro Smolder, si tenta di matchare lo scaling, ma la cosa il più delle volte non va a finire benissimo. Sono più un fan di Kai'Sa, devo dirtelo sinceramente. Sì. Non ho mai visto uno Smolder vincere contro Kai'Sa, quindi proprio la statistica dalla sua. È un campione che può prendere vantaggi in early game, snowballando e obbligando Smolder a giocare la partita. Kai'Sa riesce a far sì che Smolder non arrivi al momento di fare il drago e lei invece sia già in grado di fare tutto il resto. Va bene, questa è la loro scelta. V-Nocturne, doppio jungler per le due squadre. Vediamo come continuano. Adesso è Chiaramente il momento. Sì. il pick di Zeri chiama istantaneo il ban di V è un campione fortissimo contro Zeri, e così come lo è Camille, che la può tenere ferma all'interno del suo Ultimatum Hextech. Quindi quei ban servono a far muovere la scintilla di Zaunita in giro per la mappa e per il fight, come la si vuole far muovere. Un altro ban invece è per Nocturne, ban molto 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 forte alla fine. Non funziona più la sinergia tra Orianna e Nocturne, ma Nocturne è pur sempre un campione che, grazie al suo nuovo oggetto, ex corazza sperimentale, quasi non più nuovo, riesce a fare la differenza in partite di altissimo livello. E quello potrebbe essere un Aatrox Blind. Ah, sì. Gli altri pick ci sono, ma devono essere saputi giocare alla perfezione, perché altrimenti Aatrox vince comunque. Aatrox, nelle mani di un giocatore bravo, si sente davvero. Allo stesso modo, preso in blind pick, è comunque una scommessa contro un giocatore buono. Abbiamo visto Yeonpo Ceyone. Zuppo fare i miracoli dell'ultima serie in cui l'abbiamo visto protagonista. Vedremo se Monarca riuscirà a tenerlo a bada o meno. E con quale personaggio? A loro la scelta, devono rivelare gli ultimi due personaggi e quindi effettivamente dove vadano Rell e dove vada Karma. Diamo loro Ceyone, il tempo. tra l'altro. C'è Wow! Ione disponibile, quindi Ione Sì. potrebbe essere selezionato per la corsia superiore, un ottimo pick contro Aatrox, ma c'è ancora Renekton. Quindi scelgono di andare i Deltaland per l'R5, quindi il strong side tutto nelle mani del jungler, tutto su Golia. Oppure sta succedendo qualcosa di molto interessante. Vediamo se quello potrebbe essere un Renekton buttato in corsia superiore, così out and aware. È proprio così, un Renekton, sì, un Wukong messo a giocare contro Aatrox. Sì, Wukong e Xin, quindi Xin dovrebbe occupare la posizione di giungla, Wukong la corsia superiore, Karma mid, Rell bot, Rell per andare ad ammorbidire quel Nautilus. E Wukong è una scelta molto interessante, ha dalla sua la mobilità per riuscire ad evitare la maggior parte degli skillshot di Aatrox. Ho un dubbio però, le copie di Wukong proccano la cura da parte di Aatrox, mentre qui c'è un Jax a finire il lavoro nella compagine di Deltaland. Fortissimo Jax in questo caso, fortissimo perché va a giocare contro non uno, non due, ma ben tre autoattacker. Jax è decisamente il campione che serviva ai Deltaland, ottimo l'R5 della squadra appunto del team rosso. Il pick di Wukong così in apertura sembra essere molto interessante, potrebbe essere un'ottima risposta ad Aatrox, anche perché Wukong di recente ha acquisito moltissimo potere in giungla più che nella corsia superiore. Ma per quale motivo? Era un pick che veniva messo a giocare contro Jayce perché poteva accumulare armatura. Adesso la passiva di Wukong, che va ad accumulare armatura, si accumula molto più velocemente. E tra l'altro non decade tutta quanta istantanea, ma decade una stack per volta. Quindi lui va a colpire, 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 e le stack che deve accumulare sono di meno.
sono 5, non più 10, e non fruttano più il 50%, ma il 100%. Quindi è un enorme buff per anche i trade più brevi di Wukong, non solo quelli del teamfight, riesce a staccare alla passiva al massimo fin da subito. Contro Aatrox potrebbe essere molto interessante. Io ho Draft un po' di sinistra-green. paura, però. Un po' di Sì, paura. di Smolder. Non solo di Smolder, ma più per l'early game da parte degli Hellas Verona. Xind potrebbe essere la soluzione di cui hanno bisogno per andare a spaccare le gambe immediatamente dei Deltaland prima che questi prendano il volo e permettere invece a Smolder di avere il tempo per mettere a posto i tasselli del puzzle. Andare a prendere sia Jax che Orianna potrebbe essere effettivamente un problema. Quel Nautilus piccato così presto ha subito effettivamente un counterpick in corsia che può porgli problemi, così come può essere effettivamente una condanna per il supporto avversario nel caso Smolder non sia in grado di apportare abbastanza danni a differenza di Zeri nelle fasi iniziali della partita. Anche Zeri in realtà ha bisogno di un attimino di tempo prima di riuscire a fare il suo lavoro. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. I Deltaland potrebbero essersi incartati sulla draft. Vediamo se effettivamente riusciranno a giocarsela, perché il potenziale c'è, devono riuscire a concretizzarlo. Sì, sicuramente sì. Bisognerà dare tanto spazio d'azione a quella Zeri che in realtà lo spazio d'azione in corsia inferiore se lo trova da solo. Smolder vuole addormentare la partita, vuole prolungarla il più possibile. Starà ai Deltaland cercare di accorciare la partita il più possibile e non far sì che Smolder possa accumulare le sue stack. Dall'altro lato, toccherà tanto a Jax cercare di intrufolarsi dove può per prendere quel vantaggio di cui ha Ma Jax bisogno. contro Xin, non le piglia. Cioè, va bene il dodge degli autoattacchi, ma a parte quello, che No, fa? in early Niente. game Jax contro Xin soffre molto, soffre Lo tantissimo. so. Certo, dovrà Ho paura. evitare i movimenti del cinesone pazzo, ecco che cosa dovrà fare. Però è un Jax Ioniano, 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 Ioniano. Ioniano, Scusa, scusate, Isildur. ragazzo. In realtà è Vabbè. Demacia, Vabbè, ha acquisito. acquisito da Ne Ionio. parlavamo l'altra volta. Sì, sì, No, sì, sì. ecco, vedi. Ha cambiato la cittadinanza, Cambiato la ci sta, ci cittadinanza, è sta. stato adottato da Demacia perché anche lui sposa una politica di no magia nel mondo. Non dite no alla magia, diventate Demaciani. Evviva la Petricite. Comunque, fatti di lore, ragazzi, vi offriamo anche questo servizio. Anche questo servizio, che bello, eh? Come al solito ringraziamo Riot per averci dato la Il TR. possibilità, il supporto per appunto il Tournament Realm. Alla fine questo, l'Unitalent League di League of Legends è la serie B italiana del campionato regionale e quindi è giusto che abbia anche questo come di diritto, diciamo. E ringraziamo ovviamente tutti i ragazzi di Clash, senza di loro questo torneo non sarà da fare. Regia e l'organizzazione del torneo stesso. Senza di loro, ragazzi, nessuno giocava qua, quindi seguite sui social per avere tutte le info, per sapere quando si va in onda, per sapere quali partite sono, per sapere se volete partecipare, quando e come partecipare. Vero. E ringraziamo anche la Tachipirina che oggi permette a Serengo di avere un pochino di voce in più. La ringraziamo sempre. Non l'avevo vista! Non l'avevo vista. Ringraziamola perché grazie a questi farmaci noi possiamo essere qui a parlarvi di quello che Evviva il meritiamo. progresso scientifico, Evviva la evviva i scienza! vaccini, Evviva la viva i scienza! vaccini. Sì, sì, Evviva! sì. Vero, Grazie, va bene. ci siamo tra manca pochissimo all'ingresso in game, ragazzi, dobbiamo aspettare solamente gli ultimi secondi che ci permettono di entrare nella landa degli evocatori, vedrete la classica inquadratura, ma vi ricordo che queste sono le semifinali. Oggi Hellas Verona contro Deltaland si giocano l'accesso alla finale di BTL e con questa splendida inquadratura dall'alto, signori e signori, benvenuti per la prima volta. Quest'oggi sulla landa degli evocatori è la Sverona lato blu della mappa Deltaland, invece lato rosso, fateci sapere in chat chi secondo voi avrà la meglio per questo primo game. Ale, si va Ale. in chat, si va in chat, si va in landa. Abbiamo già qualcosa di strano, per il momento non sembra. No, nulla di strano in realtà. Possiamo notare come Koichi, devo abbassare il volume, ho karma nelle orecchie con quella di Hanawi. Mamma mia.
Mi è entrato violento con quella Kuma entrata. Comunque, Conqueror per entrambi i top laner, nulla di strano, così come entrambi i jungler, mentre Koichi sceglie la configurazione da Evoca Aeri. Giustamente, quella Orianna invece è molto contenta di poter giocare intorno al Phase Rush, probabilmente il set di rune che più rende Orianna oppressiva. Orianna nelle prime fasi iniziali dovrà fare i conti contro una Karma che farà molto male con le sue Kuma entrate. Ma comunque, poi nel late game ci sarà da vedere. Vediamo Taeyeon e Corri ragazzo appostati all'interno del cespuglio. Chissà che Shield e Lurian non facciano capolino. Sembra di no. E questo già volge a favore, in un certo senso, della strategia dei Deltaland che insomma, si dispongono per stare comodi e calmi. Come dicevo, sono curioso di sapere se le coppie di Wukong effettivamente proccano la cura maggiorata della lama di Aatrox. Lo scopriremo, ma la spada di Doran, come dicevi, effettivamente segna un'aggressività da parte di Wukong che deve essere marcata nelle prime fasi della lane phase. Mentre nella zona inferiore già vediamo un dominio da parte di Taeyeon e Corifrog, la cui sola presenza impedisce a Lurian e Shield di avvicinarsi alla corsia. Sì. La prima Kuma entrata va a segno. Però la torre? Corifrog riesce a fare un hook senza prendere l'aggro della torre a livello 2. Ottimo. Miracolo sullo Shield livello 1. Ottimo, ottimo. Quel ragazzo non si prende l'aggro di torre, fatto il livello 2, si avvicenda sulla testa di Shield e il trade volge decisamente a favore dei Deltaland. Una cosa interessante in realtà la possiamo notare nell'inventario di Lurian, che sceglie la configurazione di Smolder con l'anello di Doran, una Sì, configurazione che sì, sì, sì. dopo il primo hotfix non vedevamo, e invece sceglie quell'anello di Doran per andare a opprimere un po' di più la fase di corsia di quella serie, mettere i primi punti sulla W e poi lasciar che il resto della partita si sviluppi da solo intorno alle sue ali e alle sue corna infuocate. Infuocate, l'ho detto apposta, eh? Luigi, locca con il laccio impowerato Crossman. Niampozu un po' sta effettivamente soffrendo, ma all'inizio ce l'aspettavamo. Scudo di Doran serve a quello. Sì, serve un po' attutire i colpi che un Wukong può assestare a un Aatrox nelle prime fasi di partita. Aatrox che ha bisogno quantomeno dei suoi primi oggetti per poter fare la differenza contro un campione di questo calibro. Ma vediamo quanto è oppressivo invece Koichi dalla corsia centrale, impedisce a Crossman di tornare in base e prendere quella goccia, primo back di Orianna, oramai classico, lo vediamo da quando ci Due sono cose stati importanti. E due cose importanti. sì, dico, volevo dire due cose importanti. Finisci quello che stai dicendo? Vai. Hai altro da dire? No, Oh, ok. E scusa. uno, ottimo lavoro da parte di Lurian Shield che mantengono la lane in perfetta posizione. Due, Kanele fa un ottimo anche qui il lavoro, sapendo Golia al granchio sud, lui evita andando al granchio nord. Non vuole combattere al momento, nonostante, anzi, non nonostante, proprio perché Crossman ha usato il teletrasporto e quindi ha un leggerissimo vantaggio in questo momento sull'avversario. Ok, Yampo Zumpo contro Monarca sono entrambi bassi di HP. Oh, Bisogna Golia rispettare i sta cooldown, arrivando. cioè Golia. Via, via. 3, 2, 1. Salta sulla ward. Il Counter Strike. Niente da Non fare. flash. Non usa il flash Monarca perché sa il flash presente nelle mani di Golia. E ci va a morire così, dando il primo sangue nelle mani di jungle avversario. Tanto vale. Non ha dato il primo sangue ad Aatrox, quindi non ha proprio distrutto la sua iniziale fase di corsia, e comunque il flash gli sarà sicuramente utile. Ha ancora il Grazie, teleport regia. per tornare, mentre si fa il minuto 5, scende la sera e scende dall'alto del cielo, come potete vedere nell'angolo a sinistra, il drago della montagna, primo drago di questa partita, drago che se spona in basso, in alto significa che Kanele può appropriarsi di quelle che saranno le larve del vuoto, primo obiettivo sensibile, primo obiettivo neutrale da conquistare. Yampozumpo a livello 6, ha la priorità in corsia, può raggiungere e Oh, aiutare e evitare che Kanele agisca indisturbato. No, ok, Monarca va ad arma forte al suo jungler, va bene.
E qui vediamo la potenza della Priority. Coligi nella corsia centrale, non ha ancora recollato una volta e sta applicando così tanta pressione sulla Orianna di Crossman, perché è un'Orianna, early game, fa poco, che Lucin Zhao da parte di Canele può permettersi di prendere tutto il campo senza alcun minimo contest da parte della squadra nemica. Corri Frog e Shield nella corsia centrale. Sì, classica rotazione dei due support intorno al minuto 6, tutti e due si trovano sulla corsia centrale per trovare in realtà nessuno, perché nessuno c'è, Koichi è lì, ma Crossman era tornato in base, quindi nulla da fare, si pusha la wave sotto la torre e non cambia nulla. Allora, è molto interessante che il primo back di Yanfo Zunfo si sia tradotto in Plated Steel Caps, le piastre d'acciaio, per evitare gran parte del danno in entrata di Monarca, vuole essere molto più difensivo. Mentre Monarca chiaramente risponde con una Shin per lui, una Shin, un oggetto Oh, contest. molto utile. Arrivano gli Alla Sverona sul drago, iniziato da parte dei Deltaland. 1000 da parte del drago. Canele salta, preso comunque da parte di Golia. Triplo clock up. Shield fa un ottimo lavoro, blocca temporaneamente Taeyeon e Corifrog, costretto a flashare via. Canele e Shield sono bassi in vita. Sono arrivati anche Koichi e Crossman. Rientra Golia, prende la Golia! prima uccisione. Canele prova a fare il possibile, nulla da fare anche con la aiuto di Shield, tre persone, uno starnuto da parte di Lurian, li rallenta, li blocca, ma questo non basta, dovrebbe essere la terza uccisione, quella su Koichi. 3-0 da parte di Deltaland in questo combattimento, disastro per gli Alla Sverona. Un disastro per gli Scaligeri che devono rinunciare a quattro dei loro uomini. Deltaland subito in avanti 4-0, dopo il primo sangue raccolgono tre uccisioni all'interno di questa scaramuccia, e non solo le tre uccisioni, anche il primo drago, drago della montagna, il secondo drago, non so dirvi qual è, perché il logo ci dice Drago della Montagna, chiaramente è un bug dello Spectator, potrebbe essere Chemtech, sì, Chemtech, o Vorrei Hextech. saperlo. Ho visto l'interno del pit un po' verdognolo, Ah. quindi ho pensato che fosse il Chemtech. Va bene, com'è successo questo? Abbiamo visto un ingaggio, anzi un tentativo di steal da parte di Canele. Per fare questo si espone ovviamente ai colpi della squadra nemica. Preso comunque il drago da parte degli Alla Sverona, scusate, da parte dei Deltaland, non so, c'è l'aumento di statistiche dato dal drago stesso, che ovviamente a questo momento della partita è sicuramente irrisorio, ma il fatto che tre persone avevano come focus appunto la persona che si è buttata addosso a loro. Sì, Abbiamo Canele. visto come. Scusa? Vai, vai, vai. Dicevo, Canele si è lanciato nella terra di nessuno, si è trovato circondato dai Deltaland ed è stato solamente cibo per le loro libagioni, niente di più. Non è riuscito a Eppure Shield ha fatto ottenere. un ottimo lavoro, ha Sì. bloccato due persone, e la differenza credo fosse di livello, forse, perché li vediamo ancora al 4 e al 5, e effettivamente il fatto che, diciamo, Crossman non ha avuto l'impatto che, cioè, scusate, Koichi non ha avuto l'impatto che ha avuto Crossman, nonostante abbia avuto una lane phase molto più difficile, effettivamente ha fatto la differenza. Decisamente, decisamente. Davvero. Poi ragazzi, ci mettiamo, come dicevamo, il fatto che Smolder, per Smolder è molto presto. Sì, per Top, Smolder è un cambio po' pesante. presto, non andremo neanche a guardare quante stack sono presenti, perché comunque il minuto è il numero 9. C'è da dire che però se Smolder riesce ad accumulare adesso Ability Haste nel suo inventario, con una quantità di gioielli tali da far invidiosi alla più bella signora di Roma Nord, Taeyeon dalla sua è 1-0-2 e gli dà un grosso vantaggio di minion per lui. Adesso c'è sicuramente un'enorme ondata accumulata sotto la torre di Lurian. Lurian dovrà recuperare un po' lo svantaggio. Bello il Counter-Strike da parte di Golia che si lancia su Koichi, è un po' basso di HP, non ci sono i danni ancora per Golia per poter chiudere su quella Karma. Su lì, Deltaland in 5 nella corsia centrale, non ci sono arrivati perché comunque Koichi è riuscito a scrollarsi di dosso i Jax avversari, ma abbiamo visto il tentativo di Steal con Akane inseguito da tre persone nella sua stessa giungla. Per fortuna ma ha già preso la bestia Cremisi, altrimenti Deltaland ne avrebbero fatto facile incetta. Detto questo, si continua la partita, il 4-0 iniziale, mentre Akane si avvicina alla corsia centrale. C'è anche Shield, viene visto da un germoglio di eliminazione da parte di Corrifrog, e
Sì, difficile riuscire a concretizzare un dive però nei confronti di Koichi, di una Karma che con un sa e le sa di qua e di là riesce a pulire l'ondata in tutta semplicità. Guardate il Ale! support, guardate il support come si muove in maniera diversa. Vediamo che i Delta Green sfruttano il raddoppio della corsia centrale per andare a prendere quelle che sono le larve del vuoto, andando a parare la situazione da 3-0 al 3-3, negando quindi il buff che avrebbero potuto prendere gli Alla Sverona, visto l'investimento nella fase iniziale della partita. Vero, vero. La priorità in corsia superiore e la priorità in corsia centrale hanno reso quasi automatica la conquista di questo obiettivo e c'è ancora tempo per lo spawn del secondo drago della partita, quindi i Deltaland adesso possono approfittare del loro vantaggio iniziale. Sono già quasi 3.000 le gold di vantaggio per loro in solamente 11 minuti. Considerando questo vantaggio sarà difficile e complicato per gli Hellas in questo momento della partita far sì che l'obiettivo non venga conquistato dalla squadra avversaria. Va bene, andiamo a vedere il granchio quindi. Preso in previsione del drago che tra 15 secondi tornerà sulla landa. Sì, Botta di drago visione. che serve a portare un po' di visione perché, proprio come hai detto tu, il drago Chemtech ci svelerà la landa di questa partita, svelerà quella che potrebbe essere un'anima molto interessante per i Deltaland, che si sono già posizionati. Hanno un piccolo svantaggio di visione perché grazie al santuario di Giorgio saranno sempre sotto la visione dei loro avversari, quindi bisognerà cercare di forzare un fight da qualche parte. Infatti vediamo No, subito. no, no. Rischio, rischio, non devono forzare il fight. Secondo me gli Alla Sverona devono lasciare questo drago via, perché guardando I l'iterizzazione Deltaland abbiamo la Trinity. No, i devono Deltaland lo devono prendere. Ah, i Deltaland devono forzare il dovrebbero fight, forzare, ma non credo che gli Alla Sverona dovrebbero combattere per questo drago. Andatevene, ragazzi, c'hanno oggetti completati, c'hanno la Trinity su Jax, c'hanno lo Static su Taion. Ragazzi, andatevene. Via. veramente potrebbe essere veramente un disastro se gli Alla Sverona si dovessero avvicendare. Infatti vediamo solamente un Posso. caccolone di Lurian Meno male. lanciato nel pit e nulla di più. Si apre la landa oceanica, quindi l'acqua scorre inerme sulla landa e potrebbe essere molto interessante quest'anima per i Deltaland, anche per gli Alla Sverona, non Sì, poco, per entrambi. per entrambi, un'anima molto interessante, sì. I draghi singoli non sono troppo importanti, mentre abbiamo un grosso trade nella corsia superiore. Monarca utilizza addirittura la Suprema, Ciclone su Yampozumpo, va a utilizzare la Suprema, riesce a colpire effettivamente l'avversario, 1-2, la terza volta non va segna, Golia prende l'uccisione così andando a curare Yampozumpo, mentre Kanele non è riuscito a finire l'Aatrox avversario, è arrivato anche Crossman di teletrasporto, seconda uccisione per i Deltaland, un 6-0 iniziale devastante. Disastro totale. Ancora una volta la comunicazione dei Deltaland fa la differenza. E come se la fa? Il povero Kanele si trova isolato. Top, è successo il disastro, ma Mid, Koichi nei guai, fatto saltare in aria da parte della carica di profondità di Corifrog. Taion cerca di finire il lavoro, ma Koichi si dimostra piuttosto del necessario, riesce effettivamente a farlo fuori, ma con tanta fatica e con tanto sudore, correndo davvero tantissimo, cosa che Zeri, per fortuna, sa fare molto bene. Non abbiamo neanche parlato di quanto Zeri, la passiva di Zeri sia molto forte contro un campione come Karma, che può scappare, può velocizzarsi. Zeri ha il ghost, ma dalla sua ha anche la possibilità di fare suk suk allo scudo che Karma si mette per evitare gran parte dei danni. Quindi Zeri sicuramente è il campione azzeccato. Koichi non può fare nulla che provare a scappare, provare a prendere tempo, ma gli Alla Sverona, dopo questo assalto sulla landa, non fanno assolutamente niente. Rischio, ma sbaglio gliel'hanno levata? Cosa? Dello Eh scudo? sì, gliel'hanno levata. Ma sì? Non fa più, non ciuccia più gli scudi di Zeri. Ah, vedi? Gliel'hanno Persa. levata tipo 6 mesi fa, che era troppo forte, c'era troppo. Povero Corifrog, distrutto. Arriva Smolder, prima uccisione per gli Alla Sverona. Continuano, ma adesso c'è la risposta da parte dei Deltaland. E come vedete, quella Zeri continua a pestare malissimo. Sta arrivando Arriva anche Monarca. Wukong, cercano una ritirata. Yampozumpo Lascia utilizza qui, Suprema, bro. 4 persone da parte dell'Orianna di Crossman. E qui, ovviamente, la ritirata deve essere degli Alla Sverona. Via, 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 Perfetta la Shockwave fuori, da fuori. parte di Crossman. L'ultimate di quell'Orianna utilizzata in maniera esemplare. Sì, David, ce l'ha detto, grazie mille. Scusate, me lo sono completamente No dimenticato. problema. Comunque, dicevo, la
scoppia il fight nel frattempo, perché Taeyeon ancora una volta si combattono con la risposta, però finalmente hanno preso Taeyeon, riusciranno a ucciderlo? Sì, lo shutdown nelle mani di Alla Sverona, hanno preso la testa di Zeri, adesso possono continuare, adesso possiamo combattere. Lo starnuto non tocca Corriflog, che con un ancora riesce a rifugiarsi sotto la torre, ritirata strategica o avanzata in direzione opposta, come direbbe qualcuno. La torre della corsia centrale potrebbe essere nei guai, vanno a pulire velocemente l'ondata di servitori, vediamo se riescono a prenderla, arriva il teletrasporto da parte di Yampo Zumpo con Crossman che con poco male a disposizione è ancora lì. Potrebbero riuscire comunque a fare il lavoro, l'ennesimo starnuto da parte di Lurian che si prende l'ennesima stack, sono a posto così. Prima kill utile per gli Alla Sverona, la kill utile cade proprio nelle tasche di Monarca, che dire... La prima è andata su Shield, però è un importantissimo shutdown di cui sicuramente il buon Wukong può approfittare. Oppure può totalmente evitare e ignorare il fatto che sia il suo avversario di corsia e il jungler sono nei pressi della torre in corsia superiore e quindi overestendere affinché venga catturato e regalare un'altra uccisione alla compagine di Deltrend. Poi adesso verrà supportato dalla presenza di Shield, mentre Taeyeon e Corriflog non possono... Invece possono. Luigi con tanto coraggio addirittura va nell'1v2 aspettando l'aiuto del resto del team, che purtroppo non ha alcun effetto. Taeyeon ha fatto un bellissimo laser attraverso il muro, ma non ha colpito l'avversario, quindi hanno interrotto così la loro azione. Si ritrovano tutti quanti nella corsia inferiore, entrambe le squadre, con nulla di fatto, mentre nella corsia superiore ci sono Yampo Zumpo e Golia che stanno facendo il disastro. Qui ci deve essere l'azione da parte degli Alla Sverona, che infatti aggrediscono Corriflog tirandogli tutto addosso, anche le scarpe, prendendo questa uccisione. Spendendo tanto. Come sta prendendo tanto, così come non sta prendendo tanto invece Monarca. 10-3 il conto dei gold per questi Deltrend, sono 6.000 unità di vantaggio e Momo non sto scastando dal bagno, mi dispiace che la condizione del microfono sia questa, vi posso garantire che se non oggi, nella giornata di domani, riusciremo ad aggiustare questo piccolo problema, scusateci, è colpa mia comunque. Ok, dai. Sì, va bene così. Va bene così. Per ora va bene così, ci accontentiamo. Comunque cade il terzo drago dall'alto e a terra i Deltrend sono già sull'obiettivo. Taeyeon ingaggia il drago che potrebbe essere sul point per questi Deltrend. Non sembra esserci minimamente alcuna contestazione da parte della compagine degli Alla Sverona. Alla Sverona che cercheranno forse di prendere un po' di visione. Fanno bene, sembrano... sono sotto. Sì, molto. E quindi, essendo sotto, quello che fanno è andare a prendere quelle che sono le bounty più facili, la corsia superiore in questo caso. Cercano, ma non ci riescono, perché Yampo Zumpo riesce a rientrare in tempo. Anche solo incassare una bounty di una torre lasciata incustodita per troppo tempo sarebbe una grossa boccata d'aria per gli Alla Sverona, che sono ancora sotto di 4.000 gold a 18 minuti. Non sono pochi. Sta arrivando dall'alto Canele all'interno del cespuglio. È stato visto? Eh sì, adesso è stato visto per forza. Yampo Zumpo viene bloccato. L'ultimate di Yampo Zumpo. Yampo Zumpo si vuole girare da solo contro tre. Stanno arrivando. Corrono gli Alla Sverona e fanno bene. Sì. Sta arrivando tutto il team dei Deltaland. Infatti Shield. Shield riesce ad evitare la catena e va bene così. Shield Shin dalla sua cavalcatura gli permette di evitare il controllo dello Yampo Zumpo, che si è girato da solo contro tre bersagli degli Alla Sverona. Decisamente tanto coraggio per lui, anche dato dal fatto che i suoi compagni stavano per arrivare. Comunque Taeyeon adesso prenderà un po' di danni da struttura e da Smolder che è ancora un po' in ritardo. 0-0-3, 130 stack per lui, abbiamo visto, grazie regia. 130? Sì, un po' in ritardo, sì. 18-19 minuti è indietro, effettivamente. Ok, 145 indietro. Adesso. Vero è che più passano le stack, più aumentano le stack di Smolder, più aumenta la facilità con cui quel campione riesce ad accumularne, però lo Smolder Clock sembra essere un pochino indietro con i tempi. Di solito l'obiettivo 225 viene completato intorno al 24esimo, 25esimo massimo minuto. Concedergli questo spazio sicuramente ha fatto la differenza, questo enorme vantaggio preso dai Deltaland. Ancora in top, l'1v2 contro Monarca, tutto il game,
l'abuso mentre il ciclone cerca, cerca la fuga, flash oltre il muro, bello, Golia subito lo insegue con il lume e lo finisce per l'ennesima volta, la quarta. Golia un incubo in questa partita per il povero Monarca, se lo sognerà stanotte. Mentre sta arrivando, chi è che sta arrivando? Ah, il Barone, buongiorno. Sta arrivando il Barone, minuto uno, è il ventesimo. Ha scassato tutto. Ne chiama la mamma di Smolder, che serve solamente a pulire l'ondata, a cercare di racimolare un po' di soldini. Ma il minuto è il 20 e sembra che i Deltarend siano ben intenzionati ad andare su quello che è il Barone Nashor, perché non c'è alcuna contestazione. Infatti, così è. C'è il DPS, c'è Taion con due oggetti d'attack speed, non solo, c'è anche una Trinity per Golia. E nel caso gli Elas volessero affacciarsi, i Deltarend sarebbero pronti a rispondere a questo tipo di aggressione? No. Il trasporto di Monarca, disengage da parte degli Elas Verona, ci giriamo verso la corsia centrale, e a Pozumpo e Crossman sono a coprire anche questa corsia. Okay. La Wave non si avvicina, niente, nulla di fatto, hanno preso tutto il teletrasporto da parte degli Elas Verona e i Deltarend, anche qui buona giocata. Interrotto il Barone Nashor, comunque una grossa fortuna per gli Elas, perché fosse stato Barone in quel momento i Deltarend avrebbero potuto cominciare a capitombolare sulla testa, sulle spalle, ma soprattutto nella base di questi poveri Elas, che adesso devono cominciare a chiudersi a tartarughina per cercare di accumulare le risorse di cui hanno bisogno. E le risorse di cui hanno bisogno sono tutte da mettere su quel piccolo draghetto in corsia inferiore, che adesso sta per completare quella che sarà la sua lancia di Shojin, oggetto fondamentale per la BT Ace, oggetto fondamentale per gli HP, per la D e per tante altre cose di cui uno Smolder non può fare a meno. In questo momento Monarca ha imparato la lezione, va a recollare a metà della corsia invece di continuare a pushare. L'Atrox di Yampo Zumpo gli si mette davanti e il clear di Lurian incomincia a farsi sentire. Avete visto come senza alcun problema, due starnuti e una palla di fuoco ha risolto il problema della corsia centrale. Eh sì, questo probabilmente è merito anche dei punti messi sulla W, anche inizio partita. Koichi viene ingaggiato da Golia, oh no, sarà massacrato. Koichi demolito, mamma mia. Ulti di Crossman investita per questo, ma sicuramente ne valeva la pena. Koichi è, credo che sia stata la persona che si è sentita di più all'interno di questa partita. Taion nei guai, cerca di saltare via, ma Lurian e Kanede riescono a finire il lavoro. Arriva la mamma di Smolder, ma non lo può salvare dall'ira del signore della guerra. Yampo Zumpo gli taglia la testa, così come cade anche il Nautilus di Corifrog sotto la torre, non il massimo. Però adesso hanno fatto fuori Smolder e quindi abbiamo accesso alla torre finalmente. Forse ho visto male, ma mi sembrava che Taion si fosse posizionato vicino al muro di quella mid lane proprio per far sì che un escape facile potesse essere disponibile nel caso campioni come Xin Zhao gli andassero addosso. Però ha deciso poi di flashare verso il centro. Possibile che il suo dash sia stato interrotto dal no-K di Canele? A quel punto può essere, boh, vediamo. Vabbè, sarà stato magari in aria mentre cercava di evitare qualche skill shot, cosa del genere. Comunque, adesso c'è il quarto drago. E il quarto drago, questo anima. È Soul Point, anima, scusate, non Soul Point, è anima per i Deltarend. Gli Elas Verona vogliono davvero contestarlo? Devono assolutamente contestarlo, devono. Però ci sono strumenti importantissimi all'interno del fight da giocare. La Shockwave di Crossman è a disposizione, manca pochissimo l'esplosione di Scintilla invece di Taion. Adesso disponibile l'unica ultimate che non è iscritta a questo fight, non sarebbe scritta, sarebbe quella di Corri Ragazzo. Ma vediamo come Deltarend fin da subito vanno a ingaggiare sull'obiettivo. E niente, il drago è già andato, ragazzi. Sarà veramente complicato per riuscire a entrare. Ci farà un po' da una distanza adesso. Esatto. Monarca cerca l'engage, viene body bloccato da parte del Nautilus. Supera la parte di Taion, prende due persone, ma basta e avanza. Demolisce il primo. Canele utilizza la sua di Suprema per cercare di ridurre dei danni, ma tutto il resto del team è praticamente assente. Lurian e Shield provano a bloccare Yampo Zump, ma ancora tre più di tre quarti di vita. Koichi deve correre, l'ultimo rimasto praticamente in combattimento. Golia rallentato una o due volte, vengono rallentati a loro volta dal frutto mieloso che potrebbe rivelarsi letale e fatale. Taion dal lato con un laser attraverso il muro li caccia via, si dirige verso il Baron con la Soul di Oceano. Ritorneranno full vita pestando anche questo obiettivo. Corrono e scappano gli Elas Verona in un perfetto kiteback all'interno del fight, ma questo serve solamente a salvare le loro vite, perché oltre all'anima adesso i Deltarend si prendono anche il Barone Nashor. Adesso uno, e due e tre, che utilizzerà la sua ultimate solamente per prendere qualche secondino di tempo e far allontanare Koichi e Lurian.
Adesso con il Barone Nashor il vantaggio di questi Deltaland è ben 11.600 unità di vantaggio di gold dopo 24 minuti di partita. La partita è destinata ad essere tutta in discesa per una serie che ha conquistato le sue lame rapide Navori, ha il suo scettro vampirico e quello Jax è gigantesco, enorme. Posso dire solo tre lettere, off. Questa partita è stato un massiccio statement da parte dei Deltaland. Non ci potete prendere Smolder così, dritto in faccia, non esiste. Curiosa la parola statement, mi sarei aspettato qualcos'altro, però anche statement va bene al momento per questi Deltaland che stanno mettendo in campo tanto di quello che abbiamo visto, ma anche di più, perché sembrano veramente intenzionati a prendersi questo game, questo primo game, con tutta la rabbia possibile. Effettivamente questo Smolder non sembra essere ancora iscritto alla partita, siamo al minuto 25 e 40 secondi. Il pick di Wukong potrebbe non essere stato il migliore dei pick con cui affrontare questo match. Non sono d'accordo, credo che il pick di Wukong sia stato completamente irrilevante. Purtroppo è stata la... è andata molto male per Monarca, ma credo sia stato l'ignorare Golia. Golia va rispettato, non puoi giocare così contro Golia. Non contro Jax, non puoi ignorare il fatto che Yampo Zumpo, no. zitto, piano piano, riuscirà comunque a prendere caricalo, il vantaggio. Vogliono la sua mamma. Vita e effettivamente la mamma di Smolder ne prende la vita, Golia in mezzo a tre persone, mentre il resto del team avversario su canele 125 sono arrivati. Lui è ancora vivo, ha raggiunto le stacche, effettivamente sblocca l'execute, ma ci deve arrivare a basso in vita con i draghi di oceano dalla parte loro e l'anima. Questo sarà davvero difficile. Taeyeon oltre il muro, Koichi riesce a evitare il look da parte di Cory Frog, oltre l'ennesimo muro. Taeyeon non ha paura, continua a colpire, perché colpendo gli avversari il drago di oceano gli conferisce di nuovo vita. Ora il Monarca deve fuggire gli zompi dei fulmini da parte del suo personaggio, continuano a colpire l'avversario anche se lontano. Si arriva davanti alle torri del Nexus, vediamo se ce la fanno. Ennesimo laser, no, preferiscono arretrare o andare nella corsia inferiore? Sì, vanno a pushare la piccola ondata in corsia inferiore, anche se Koichi può pulirla anche l'arrivo di Lurian. Se ne andranno con questo incredibile Baron Powerplay, 14.500 gold di vantaggio per loro, riusciranno a spendere i loro soldi e a fare poi a giocare per quello che sarà il push finale. Ragazzi, il pick non c'entra... Allora, non parlo il pick, parlo del fatto che il pick di Wukong sembra non aver funzionato in questo frangente. Poi che abbiate voi deciso che il giocatore non sia stato in grado di giocarlo a perfezione, questo è un altro discorso. Questo è una mia opinione, assolutamente liberi tutti quanti di avere un'opinione differente dalla mia, ma ovviamente non do la colpa solo a Monarca. Golia va rispettato proprio di squadra, va rispettato un po' di investimento di visione, bisogna traccare meglio i suoi movimenti, quindi non do la colpa solo al giocatore. Assolutamente no. E alla Sverona devono fare un lavoro migliore nel gestire Golia, perché un 2-0-2 iniziale, ma per dire, anche il primo drago contestato non andava fatto, secondo me è ancora lì, è un errore di squadra, non di un giocatore singolo. Esatto. Sei sotto, lo sai. Non hai metodo per effettivamente contestare degli avversari che sono arrivati prima di te a un obiettivo, lo lasci. Lasciare il primo drago sarebbe stato, secondo me, un'ottima idea, che non è stata fatta, però vabbè, queste sono speculazioni che possiamo fare noi dal punto di vista, diciamo, d'Aquila. Dall'alto degli spalti è tutto più facile, giusto? Esatto, avendo tutte le informazioni del caso, esatto, da una parte e dall'altra. Karen adesso tenta l'ingaggio su Cory Frog, Taeyeon all'ultimate, decide ancora di non utilizzarla, scoppia il fight, accumula stacca bellissima la Shockwave. Tre persone di Orianna arrivano una volta superata la parte di Smolder, e questa è la forza di Smolder, quando c'è tutto il team avversario dritto in una corsia, si rigirano, appunto Monarca salta dentro, se c'è una cosa che Wukong sa fare è tenere duro fino a che non arriva il resto del team avversario. Yampo Zumpo, 1, 2, 3 bastonate in testa agli Hellas Verona. Rimane solo Lurian, la mamma ti ha abbandonato, sei rimasto da solo, e da solo tu muori. E da solo muore, così come le speranze degli Hellas Verona di portarsi a casa questo primo game. Sarà 1-0 per Deltaland, che dritti zitti vanno verso la fine e la conquista di questo importantissimo primo punto per loro. Smolder ha cominciato a ruggire, ma era sicuramente troppo tardi.
Ragazzi, immediatamente una cosa, siamo all'interno di una serie. In Esatto. una serie gli errori possono essere corretti. Fa niente se una partita va male, capita. Dall'altra parte, ricordiamo, i The Gulls, anche loro la prima partita l'hanno persa e poi tre partite dritte vinte. Sono riusciti ad adattarsi, sono riusciti a uscire vincitori. Hanno visto in questo caso gli Hellas Verona cosa sono capaci di Deltaland. Possono sicuramente concentrare le loro forze e correggere quelli che sono stati i loro errori in modo da migliorare quelle che sono le prossime partite. Vediamo se ce la fanno. Lo vediamo insieme. Insieme, certo, vediamolo insieme. Ecco, e lo vedremo insieme all'interno di quello che sarà il secondo game, dopo una breve, brevissima pausa che noi ci prenderemo quando, Sarengo? E adesso? Adesso? Ce la prendiamo adesso, Sì, regia, sì. adesso. Ci rivediamo tra poco, ragazzi. Rimanete qua con la Blooming Talents League. La prima semifinale sta andando in onda in questo momento. Guardiamocela insieme. We stretch out.
Signori e signori, bentrovati e ben ritornati ai playoff di BTL. Siamo alle semifinali, siamo a Hellas Verona contro Deltaland e siamo al Game 2. Siamo sempre in compagnia ovviamente di Vischio e Sarengo, questa è la parte che mi ero dimenticato, in compagnia vostra di Vischio e Sarengo. Allora, siamo tornati dopo un game scoppiettante, elettrizzante, talmente elettrizzante che... gli Hellas Verona devono ancora capire come riuscire a portarsi a casa la vittoria dopo la conquista del 225 stack di Smolder. Pare che Smolder non sia stato lo Smolder che conosciamo. Assolutamente. E Smolder non è stato un problema. No. Come dicevamo, il primo step, il primo gradino, risolvere il problema Smolder. Smolder non è stato un problema, abbiamo vinto il game prima. Abbiamo vinto il game attraverso giocate di mappa che ci hanno dato un vantaggio importante, nonostante, secondo me, gli Hellas Verona con la draft che avevano potevano tranquillamente giocarsela. Sì, potevano tranquillamente giocarsela, certo. Sin aveva un impatto nella fase iniziale della partita molto importante, o avrebbe potuto avere un impatto nella fase iniziale della partita. Abbiamo visto Koigi nella corsia centrale con Karma fare un lavorone, non un lavoro, un lavorone. Completa priorità, dominio totale su Crossman e questo non ha portato purtroppo a nulla per il team degli Hellas Verona. Sofferenza nella corsia superiore sì, ma nella corsia inferiore dicevamo che se la sono giocata molto bene in realtà Lurian e Shield, mantenendo un controllo di corsia quantomeno perfetto. Porca miseria. Tutto questo è stato buttato poi dalle decisioni di squadra opinabili. Secondo me, effettivamente, opinabili. Eh sì, sì, opinabili. Il contest del primo drago è stato quantomeno dubbioso, immotivato, secondo me, e soprattutto letale per la partita stessa, perché ha conferito una valanga di soldi al team di Deltaland che hanno investito saggiamente per poi snowballare il resto della partita. Perché? Perché questo ha negato le altre tre larve del vuoto. Questo qua i draghi, ha fatto prendere gratis il loro secondo e terzo drago. Questo qua ha permesso loro di avere i soldi per arrivare a Power Spike prima dei loro avversari e quindi andare a soffocare effettivamente gli Hellas Verona durante i movimenti di mappa che hanno consegnato a loro obiettivi e che hanno negato questi obiettivi ai loro avversari. E quindi è stata effettivamente la classica valanga, ovvero la snowball, di cui ormai sappiamo benissimo il significato, che è stata letteralmente inarrestabile per loro. Sì, una valanga che sicuramente per gli Hellas Verona avevano solamente un modo per fermare questa valanga, ed era una montagna di fuoco da erigere in difesa della loro base, montagna di fuoco che però è tardata ad arrivare, no? Al 225 stack sono arrivate solamente in occasione dell'ultimo fight, tra l'altro l'ultimo fight in cui Lurian ha sì preso un enorme shutdown, ma poi ha visto il suo team sgretolarsi e smettere di tankare per lui e si è trovato da solo a fronteggiare tutta la composizione dei Deltaland arrabbiata, infuriata, che ha fatto di quel drago un pessimo surimi o sashimi. Che dirsi voglia. Quindi sì, Smolder potrebbe non essere la chiave di volta per questa partita, per questa serie, perché sappiamo che i Deltaland hanno la risposta pronta. Forse per gli Hellas Verona tanto si vedrà in questo Game 2, in cui potrebbero mettere Koigi invece nelle condizioni di fare da carry in corsia centrale. L'abbiamo già visto come
più e più volte questo giocatore è riuscito a fare tanto per questa squadra, quindi dargli un pick diverso da Karma, un pick che possa prendere vantaggio e poi metterlo in campo, potrebbe essere la chiave di volta. Sì. Vediamo, perché se effettivamente Karma è l'unico vero problema per i Deltaland, i Deltaland lo possono risolvere semplicemente in draft phase. Se gli Yellow Sverona si giocano meglio le fasi iniziali della partita, Smolder potrebbe ritornare effettivamente a essere un problema. Ci sono tante soluzioni per questa seconda partita, per entrambe le squadre, e vediamo come si adattano. Se gli Yellow Sverona riescono a prendere la seconda partita, i giochi sono completamente riaperti, indipendentemente da quanto è stata schiacciante la vittoria del primo game. Se i Deltaland, anche cambiando le carte in tavola, riescono ad acquisire la seconda vittoria, il 3-0 sembra avvicinarsi molto di più. Quindi questa seconda partita, secondo me, è fondamentale per il risultato della serie. E lo Ma vediamo fin da partiamo dalla subito, draft. che gli Hellas Verona si prendono di nuovo il blue side, decidono di non optare per il red side, e quindi l'ultimo counter pick della partita, ma il primo ban non cambia mai. Non fate giocare Zac Ayampozumpo. Primo ban per proprio quel campione, e poi chiaramente i Deltarune devono togliere Draven a Lurian. Mi aspetto anche di non vedere Tristana di nuovo come secondo ban per la composizione dei Deltarune. Ancora una volta Twisted Fate bannato. Abbiamo parlato infinite volte di questo campione, di quanto più e più volte abbia ricevuto dei nerf anche nella sua composizione e configurazione AD, ma questo non importa perché resta un campione che vuole giocare cross map, un campione che può raggiungere il resto dei suoi compagni da ogni dove e quindi un campione decisamente molto molto forte. Poco virtuoso, è best of 5, sì, best of 5. Per ora siamo nella stessa draft della partita precedente, perché come dicevamo, i pick non sono stati così importanti se non alcuni, quello che è stato importante è come sono stati giocati. Bandio Rihanna da parte di Mandiorian, Yellow e questo Sverona. significa quello che ti dicevo prima, le Hellas Verona potrebbero Cambiamo. andare sulla priorità per quella Thalia. Thalia, una volta che Orianna non c'è, è un campione che può giocare la partita, può giocarlo anche molto molto bene, è un campione che ha preso tanta priorità nelle fasi di questa patch ed è un campione che sicuramente Koichi non vede l'ora di giocare, insomma. Sì. E Karma rimossa Karma. dall'altro lato. Corretto. Corretto, un altro campione molto forte. Vediamo se gli Hellas andranno di questa B1 Thalia. Molto, molto curioso di vedere se sarà così. 5 secondi. Indecisi? 4, Decisi? 3, V? 2, Subito? 1. Subito V. Adesso? Ricordiamo che V nella draft precedente è stata bannata nella seconda fase. È passata tutta la prima fase in cui non è stata presa. V è sicuramente un campione molto molto forte però, per ogni patch che passa V resta un campione fondamentale, resta un campione molto forte contro tanti pick immobili e immobili, perché prima abbiamo visto come contro Zeri sarebbe potuta essere un pick fondamentale, però questo lascia la scelta di Thalia a quello che sarà Crossman. È un po' meno adesso, che cosa possono andare a selezionare gli Hellas per andare a counterare quel pick di Thalia? Thalia, ricordiamo, molto forte in corsia centrale, ma non è detto che non sia una Thalia in giungla, perché comunque è un campione che nell'ultimo 1 o 2 anni ha vissuto uno switch del ruolo, è tornata in giungla, dove le sue rocce possono fare la differenza, e Zeri sarà ancora Zeri. Sì. Non sono interessati i Deltaland a piccare un campione come Smolder, hanno già visto come possono giocare la partita intorno a quel drago. E Zeri è un campione molto molto forte. E preparatevi perché in 14.6 sarà anche peggio. Ecco. Molto Va peggio. bene, Varus. e ci leviamo lo Smolder di mezzo, andiamo a prendere un Varus, finalmente un personaggio che può contestare la corsia. Qua cambiamo decisamente marcia per gli Hellas Verona che vogliono mettere in campo qualcosa di diverso. Godiamoci questa partita perché effettivamente si medaranno con un motivo, potranno contestare, se potranno contestare con un livello 6 devastante V, Varus e Rumble se lo prendono. Vediamo se lo loccano, 3-2-1. No, Ashe, va bene, sempre Ashe livello 6, Varus, importante. ok, Ashe Varus, la bot lane dell'incubo, la bot lane del long range, solamente Caitlyn,
può superare il loro raggio d'azione, ma è difficile vedere Caitlyn Support affiancarsi a una Zeri, Zeri che ha bisogno di campioni come Nautilus e qualcosa di simile, più tancoso, più coriaceo per farle da scudo nelle prime fasi di partita, prime fasi della partita, che campioni come Ashe e Varus sicuramente possono aggredire. Tahm Kench è un'ottima selezione per quella Zeri. È un'ottima selezione per Corri Ragazzo, che chiaramente chiamandosi Corri Frog va sulla rana, però sarà abbastanza? Tahm Kench contro due AD Vediamo. carry? Vediamo. Passiamo alla seconda fase di ban Sì. con Victor rimosso, palla agli alla Sverona. Mi sarei aspettato di nuovo il Nautilus al posto del Tahm Kench, devo essere onesto, perché sappiamo bene quanto un hard engage sia favorevole contro dei personaggi del genere, ma ovviamente metterlo in corsia inferiore significa andare a essere sicuri di poter ingaggiare, e questo sì, ovviamente traduce in un pick di giungla davvero importante. Maria può essere messa in giungla, può essere messa mid, vedremo, ma Sì, la ban di possibilità di nuovo ce Quay, ok, l'hanno. mi aspettavo il ban Sì, di Quay e il ban di Victor è certo. chiaramente un ban indirizzato a Quay, ci si vuole andare a bannare il long range per quel mid laner long range che può dare fastidio a Talia e ci fa pensare che quella Talia può essere selezionata come corsia centrale, come campione della corsia centrale. C'è da dire che gli Hellas però devono fare molta attenzione perché un campione ancora disponibile è Poppy. Poppy è un campione che in accoppiata con Talia fa spacco devasto. Fa proprio cose. Oppure anche Ecco, a Jarvan. proposito di engage, di hard engage che blocca personaggi immobili dalla Eh giungla, sì. Jarvan sarebbe perfetto. Jarvan Jarvan, sì. fortissimo contro Varus e Sì. Ashe. Varus e Ashe possono subire le pene dell'inferno con l'accoppiata Jarvan-Talia. E quindi Jarvan è un'ottima selezione per Golia. Chiaramente quello non sarà Azir, perché lo vedete. Coverato. Non sarà Azir, è Global Ban. Lurian e Ilya da Serona non possono piccare il campione. Ma Ari, sì, chiaramente. Ari è un Sì. Certo. pick, quello che resta in corsia centrale. Ari che sta vivendo una nuova vita. Grazie alla sua build con Lich Bane e Malignance, e invece in topside viene messo un annullatore di cose naturale, ovvero Gragas. Non fiora. Non fiora. C'è poco da non fiora. Detto questo, Ahri V è una duo sicuramente rodata, come pick comp fondamentale su un personaggio anche qui immobile come Talia. Immobile fino a un certo punto, perché comunque la move speed ce l'ha, può essere letale. Vediamo se effettivamente la corsia centrale sarà in favore dell'uno o dell'altro e se questa Talia riuscirà a muoversi. Controllo della giungla attorno alla corsia centrale sarà fondamentale, quindi la priority della corsia centrale e i due jungler come si muovono attorno a questa corsia sarà fondamentale, perché in base a questa questi si possono muovere sul resto della mappa. E con due top laner con dei top laner di altrettanto importanti come Rumble e Gragas che si possono teletrasportare, io prevedo scintille e faville nella corsia inferiore, esplosioni magiche mirabolanti, sangue per terra ad ogni CD di teletrasporti e di ultimate da parte del resto delle squadre. Sì, Deltaland soffrono molto, soffriranno moltissimo nelle fasi iniziali della partita in bot. Devo dirti la verità, a me piace anche tanto la duo mid Viari di cui parlavi prima. Jarvan e Talia, sì, funzionano tanto bene insieme in fase di fight. Però c'è da dire che se poi si arriva al fight quello vero, effettivamente con Rumble che può bruciare tutte le persone raccolte all'interno del cataclisma di Jarvan, sarà molto interessante vedere la Wombo Combo di questi Deltaland. Wombo Combo che però deve arrivarci perché Cosa? la botlane soffre, e come Eh se sì. soffre. Vediamo. E, come dicevo, la partita potrebbe andare secondo me in qualsiasi modo, anche soprattutto venendo le draft. Nelle draft finalmente le due squadre sembrano, tra virgolette, a pari per quanto riguarda le opzioni e gli strumenti per contestarsi quelli che sono gli obiettivi, cosa a cui sembrano interessate entrambe le squadre, e le corsie. Qua potrebbero fare la differenza le giocate singole dei giocatori,
Perché effettivamente con strumenti adeguati da parte di entrambe le squadre, avere una priority in più, come per esempio quella di Koji su Crossman nella corsia centrale, nella partita di prima, o nella corsia superiore, per invece Deltalend da parte di Yanpu Zhunpo su Monarca, potrebbero fare la differenza. Qui ci mettiamo anche la corsia inferiore, che effettivamente verrà contestata da parte di entrambe le squadre. Quindi sono davvero curioso di vedere dove arriviamo. Boh, vediamo. Possiamo finalmente vedere Koichi come parlavamo, come dicevamo all'inizio della draft. Possiamo finalmente vedere Koichi con un campione diverso, dal gameplay diverso, con un campione in grado di fare le giocate, in grado di proporle, e soprattutto un campione che vuole proporre e proporre e fare giocate in giro per la mappa. Quindi, secondo me, tanto di questa partita passerà da chi ha il potere dell'early to mid game. E devo dirti la verità, guardando la draft, il potere dell'early to mid game è tutto veronese. È Dici? tutto scaligero. La pensi così dritta? Mi Non lo so, piace non lo molto la so. draft degli Hellas, moltissimo. A livello 6 possono contestare dall'altra parte, però, Possono non lo contestare so. dall'altra parte, però bisognerà vedere come gli Hellas Verona riusciranno a utilizzare i loro strumenti fino al livello 6. Certo, Perché certo. Zeri con Tahm Kench contro Varus e Ashe. No, la corsia inferiore effettivamente, cioè, fino a livello 6 è tutta per Varus e Ashe. Però c'è Jarman d'altra parte, capito? Il Certo, livello c'è 6 è Jarman. interessante lì vedere. Boh, non lo so, ragazzi. Ripeto, poi i teletrasporti, poi le cose, poi la mid secondo me sarà fondamentale. Quindi secondo me chi vince la mid vince metà del... Però vediamo, Sì, vediamo. vediamo, vediamo. Mancano pochissimi secondi all'ingresso sulla landa degli evocatori, ragazzi, quindi vi cominciamo a chiedere le vostre prediction. Quanto stanno? Stanno 1-0. Lo faccio con le dita così, però, perché sono 1-0. No, 1-0 Deltaland. 1-0 Deltaland, primo game massacrato, devastato da parte di Deltaland. Adesso siamo pronti per quello che è il game 2, per quello che potrebbe rivelarsi il game che ci dà la serie, il game in cui gli Hellas Verona tornano a brillare di luce propria. Vedremo. Sono molto, molto curioso. Buona, dovremmo stare per entrare in Sì. partita in Landa, ed eccoci qua all'interno della Landa degli Evocatori, benvenuti per la seconda partita di questo match. E partiamo subito andando a vedere quelli che saranno i setup, mettiamoli così di corsia, sono ovviamente super curioso della corsia inferiore da parte di Deltaland, perché lì è il problema principale di come si gestiscono la corsia. Sono curioso di vedere anche che cosa andrà a selezionare Jarvan, che sarà Jarvan Conqueror e non Jarvan Lethal Tempo, che è un'opzione di Jarvan vista in altre occasioni, quindi molto molto interessante. Invece chiaramente i due botlaner di Hellas Verona selezionano entrambi la pioggia di lame per poccare il più possibile. Sarà un Varus Lethality, Taion che sarà costretto all'utilizzo del Cleanse come Summoner Spell, e vediamo fin da subito come si rifugge, come si fugge ai ripari con quel Doran Shield messo nell'inventario. Doran Shield che servirà tanto a recuperare gli HP persi nelle prime fasi di partita. Poi, nulla di più, un Phase Rush per Monarca, una Summoner Spell molto importante per un campione come Gragas. Vuole farsi il suo trade, allontanarsi dalla velocità della luce. Gli Hellas Verona si posizionano per un late invade al minuto 1:30 e non troveranno nessuno, tra l'altro. Taion e Corri Ragazzo erano nel cespuglio, chissà che non si incontrino più avanti. Solamente con Shield e Lurian che adesso cammineranno verso la corsia inferiore. No, nulla da fare. No, però vengono visti uscire dalla propria giungla e a questo punto la situa è chiara. Il nome è già stato posizionato, come dicevamo, nella giungla ovest della mappa. E Golia deve andare a rubare il blu avversario, altrimenti rimarrà con un quarto di giungla Sì, in meno. assolutamente Golia deve andare sicuramente nella giungla blu degli Hellas fin da subito, ma c'è la possibilità che possa venire contestato dalla prendere di corsia. Intanto Yanpu Zhunpo prende livello 2 su Monarca e potrebbe essere subito primo sangue. No, ok. Oddio! Si Oddio! Il salva. flash, il counter flash. Yanpu Zhunpo vuole l'uccisione. Monarca è un pelo davvero dal suo arpione. Riesce così a scappare. Ha rischiato tantissimo. Le pozioni vanno a rimpinguare le forze di entrambi i giocatori.
Ma che paura! Che paura per Monarca, che con la sua W ritorna in salute. La riduzione danni fa desistere Yampo Zumpo dal aggredire ancora di più sotto torre. E i biscotti fanno il loro lavoro. I biscotti sono importantissimi per la fase di corsia di un campione che deve soffrire. E in questo caso, cavolo, si è sofferto. Koichi sta facendo un ottimo lavoro nella corsa centrale ancora una volta. Procca di nuovo l'Electroshock su Crossman. Crossman che ha utilizzato quasi tutto il mana per applicare pressione su Lari. Koichi solo a metà HP. Sta arrivando anche però anche Golia. Fa saltare in aria? No, però gli fa davvero tanti danni. Finito il lavoro da parte di Crossman con l'uccisione che va nelle mani di Golia. Qua i Deltaland ancora una volta prendono e partono con un ottimo inizio. Perché? Perché questa corsa centrale, diciamo, sarebbe stata fondamentale. Riuscire ad alleviare la pressione che Koichi stava applicando su Crossman è un enorme sospiro di sollievo per lui. Sì, è vero che c'era il flash da parte di Golia che con la sua W ha rallentato. Lui non ha flashato, Koichi ha deciso di tenersi il flash per sé, che è una risorsa che su Ari non hai tutta questa voglia di tenerti, in quanto un campione con 3 reset sulla sua ultimate, su dash infiniti, può anche fare a meno di una salvare esatto. Spell così. Però Koichi decide di non optare per flash, quindi ok, bene. Bisogna vedere qualcosa dalla bot Rillellas. Bot Rillellas che adesso stanno prendendo il push da parte dei Deltaland. Pensano probabilmente che ci sia Golia nei pressi. Adesso si prenderanno anche il doppio laser da parte della Zeri. Peculiare come cosa vedere una Zeri Kench lane riuscire a pushare Varus Ashe. Però comunque va bene. Bene così, nel frattempo si va a fare il gromp in corsia superiore, c'è un enorme vantaggio di CS per lei. Monarca è ancora a livello sotto, ma riesce a poccare un pochino Yampo. Anche bene efficace, il trade su Yampo Zumpo è andato molto bene, e questa è la potenza proprio di Gragas, del riuscire ad abusare di campioni da mischia, stabilendo lui quello che è lo spazio degli scambi, dei trade. Ovviamente ci aggiungiamo a questo il sustain. Gragas funziona proprio molto bene, troppo bene in queste situazioni. Sì, Gragas, occhio mid. Occhio mid perché con il ragazzo può intervenire su Koichi. Non ha il 6 Koichi, però ha il flash. Non gli serve utilizzarlo perché la presenza di shield fa tornare indietro con il ragazzo. E il trade si conclude ancora una volta con un nulla di fatto. Mentre siamo al minuto 5 e 20 secondi, e questo significa, anche se non avete avuto l'inquadratura dall'alto, almeno me la sono persa. C'è il primo drago sulla landa, ed è il drago dell'aria, drago che verrà immediatamente conquistato dai Delt, sì, dai Delt, lì è la Sferona. Va bene. Mentre Golia, lo prendono senza alcun problema, un drago di vento aiuta i movimenti sulla mappa. Sì, drago di vento sicuramente molto utile, è un drago che non vuoi lasciare alla composizione dei Deltaland, quindi e la Sferona sono ben contenti tra l'altro di prendere il loro primo drago della serie. Sì. Quindi sicuramente qualcosa in questa partita è cambiata. Adesso quel ragazzo tenterà il viaggio. In mezzo a Ashe Varus. Niente, cacciato via di violenza. Non c'è la possibilità di risposta da parte di Tenyon, che è ancora a livello 4 contro il livello 5 di Lurian. Una leccata da parte di Corifrog. Però guarda come si sta muovendo Canele, che sta aspettando il push da parte di Lurian e Shield. Ancora livello 5 per loro, molto lontani dal livello 6. Non si può tentare un dive con i controlli. Infatti con i CC delle loro ultimate. Infatti vediamo Canele che si incontrerà probabilmente con Golia. C'è un livello di vantaggio. Taion, aia. No! Ha ciccato la combo Golia. Era letale, volevano chiuderlo, era morto. Neanche il flash per Canele viene sprecato. Disastro! Disastro per Golia, un piccolo disastro consumato in corsia inferiore. Il flag and drag da parte di Golia non va a segno, e questo significa per Canele vita salva. Nel frattempo, visto che parlavamo di vantaggio in giungla per Canele per quanto riguarda i minion conquistati, l'invade ha sicuramente fruttato più alla jungle degli Elas Verona che a quella dei Deltaland. Bello che è morto Golias, viene trovato in mezzo alla giungla avversaria dall'intero team avversario. L'assault and battle, la suprema da parte di Canele lo blocca e ovviamente non c'è scampo. È costretto a flashare prima per evitare quello che è il charm di Ari sotto la torre, Koichi due colpi di torre, Crossman potrebbe continuare, flash, counter flash. Koichi si salva con davvero pochi HP. Veramente poco, Koichi ha tirato un po' troppo la corda. Quello che ti volevo dire è che in quel momento Canele era due livelli sopra a Golia e Golia poi si è trovato solo in... Yampo Zumpo
utilizza la suprema, taglia la strada Canele. Canele ha pochi HP. Oh, scusate, il frutto mieloso non basta a recuperargli gli HP. Gli ultimi colpi da parte dell'arpione di Yampo Zuppo finiscono il lavoro. Stanno volando tantissimi flash e tantissime ultimate. Sì, stanno volando. Sì, stanno volando un sacco di cose. Però è bello perché comunque ci si picchia. Ci si picchia ed è quello che vogliamo vedere alla fine, no? Yampo Zuppo prende un'uccisione molto, molto importante. Soprattutto considerando il suo andazzo in corsia. Il suo continuo push ai danni di questo Monarca, ai danni di questo Gragas. Adesso fatto livello 8. Bella la combo da parte di Monarca che lo chiude sotto torre. Un altro colpo sarebbe stato sufficiente. Ce la fa! Sì, ce la fa e come? Ultimo colpo! Monarca finisce il lavoro. Il trade da parte di Yampo Zuppo senza la suprema, ovviamente. Lascia Monarca con almeno un terzo di HP. Monarca si gira, colpisce tutti i suoi skill shot. Finisce il lavoro su uno Yampo Zuppo decisamente troppo zelante. E lo manda a casa. È decisamente importante il tifo da parte di Poco Virtuoso in chat nei confronti di Monarca. Tifo che si traduce immediatamente in una solo volo da parte del top laner degli Hellas Verona. E fa la Gragas move con Barile all'indietro. Era pochissimo il mana, ma l'ha gestito alla perfezione. E sì, riesce a ottenere una kill molto, molto importante su uno Yampo Zuppo che doveva ancora tornare in base per spendere i soldi della uccisione raccolta nei danni di Canele. Intanto torniamo in midlane dove Shield e Corri Ragazzo ancora una volta si incontrano, si guardano in cagnesco e se ne vanno pronti a raggiungere, ricongiungersi con il loro compagno della botside. Sarà semplicemente una pulizia di visione in giungla. Chissà se adesso Tyon... Occhio top! Top perché Canele... Molto perché da parte di Canele per avvicinarsi, Yampo Zuppo nei guai, arriva anche il freccione da parte di Shield che non va a segno. Fermati, arrenditi sotto la torre, è finito dal charm di Koichi che lo riporta nelle braccia degli Hellas Verona. 3-2 in questo momento, solo 200, solo 400 gol di differenza a favore di ancora del talent a casa comunque di una bot lane. Deion è stato libero di farmare nonostante la bot lane avversaria, perché Shield comunque roma tanto. Ci potrebbe essere la risposta da parte di Deltaland sotto la torre. Vogliono prendere la testa di Lurian, missa la suprema. Shield primo flash, arriva il teletrasporto, bloccato Shield, prendono la sua vita. Sono contenti Shield, così? Va bene così, dai. Sì, tra vita di Shield e niente di più. Adesso aia, va a buono lo usato charm. Devo usare la suprema per scappare. Prova a ritornare. Teion continua a sparare, ancora la suprema attiva. Ennesimi fulmini. Bello clock up. No, Crossman non riesce a colpirlo. Lo evitano Koichi e Lurian sotto la torre, cerca di sopravvivere. Lustione, l'ultimo HP rimossi. Corri Frog che tanca fino all'ultimo. Teion, anche lui Lurian con pochissimi HP. Sesta partita di Lurian. Crossman lo finisce con il colpo di Teion a prendere l'uccisione. I Deltaland se la sono giocata al pelo proprio. Poteva tradursi in un disastro colossale questa azione con... tutti bassi di salute, grazie a Fabio che nel frattempo ci inquadra il secondo drago che appare sulla lana, drago della montagna, drago immediatamente ingaggiato da parte di Golia. Comunque poteva tradursi in un disastro e per fortuna non è stato così, per fortuna di Deltaland. Lurian stava per fare il miracolo, stava per raccogliere uccisione dopo uccisione, ma il reset della passiva avrebbe potuto fare la differenza sugli altri bersagli. Ottima drago gestione del dive da parte di Deltaland. Adesso qui ci però non ha dopo... la suprema per il drago. Dopo il respawn, recall, stanno arrivando tutti al drago. Jarma sta cercando di finire il lavoro. Con la copertura dei suoi compagni di squadra dovrebbe riuscirci. Ed eccolo lì preso. Si ritorna in corsia, si resettano le posizioni. Ovviamente tutto questo è stato scaturito dall'azione della corsia superiore. Dopo l'azione della corsia superiore, ovviamente Canele andrà a farsi le larve del vuoto. E visto che Canele è impegnato dall'altra parte della mappa, i Deltaland giustamente cross map play nella corsia inferiore, anche prolungata, perché è stata davvero prolungata questa azione. E ancora una volta abbiamo una situazione in cui tutti e due i team hanno tre larve a testa, nessun bonus per nessuno. Halo Blades è proccata da parte di Lurian, vengono lanciate le frecce sulla barra grigia di quel corriere ragazzo, che semplicemente si tankerà i colpi e ignorerà il resto. Adesso Monarca è un livello sopra nei confronti di Yampo Zuppo, che soffre un po' il trade, viene proccato il phase rush, serve a scappare via. Basta. Come avete visto, adesso incomincia a rispettare Yampo Zuppo a Monarca. Ma potrebbe esserci un altro dive in corsia inferiore, perché Lurian è stato lasciato da solo. Hanno visto il recall di Shield. Ma stavolta c'è Canele. Hanno visione su Canele, ma c'è anche Golia. Si potrebbe provare? No. No, decidono di non optare per il dive. A meno che non aspetta... No, nessun dive. Adesso tornerà anche Shield. Quindi... un 3 contro 2 che sotto la torre contro Varus e Ashe vorresti evitare di fare.
Ma non hanno il flash, tu lo vuoi davvero fare? Tempo. Non hanno il flash. Goliath adesso cammina avanti. Sicuro, sicuro. Vediamo se riescono a fare qualcosa. Mentre il Monarca potrebbe aggredire un po' Zumpo nella corsia superiore. Ed ecco il barile. Nella corsia inferiore c'è l'aggressione. Un po' Zumpo mezza vita. Arriva la Suprema su Shield. Shield bloccato. Cannone dal lato. Goliath basso in vita. Si gira. Goliath andrà a morire così. Addirittura colpito dalla torre. Crossman e Quigi sono arrivati anche loro. Disastro per i Delta che devono scappare. Oltre il muro sacrificano Corri, Frog. Perché continuare a sparare Taeyeon. In fuga, Luigi seconda suprema, ne è ancora una, il clock up non va segno da parte di Crossman, se ne devono andare. Canele è ancora a disposizione, la suprema è stata utilizzata, Taeyeon gli ultimi colpi, scudo della passiva da parte di V per cercare di sopravvivere e riescono a disingaggiare. La forzatura da parte di Delta ci stava nel momento in cui comunque lo spacing da parte della botlane degli Alas Verona comunque c'è. Ne devi andare, qua invece provano, forzano e perdono. Splendido catback comunque, ancora una volta da parte di Delta. Adesso Crossman interromperà il recall da parte di Canale e si prenderà anche la vita del jungler degli Hellas Verona. E quindi l'azione della corsia inferiore a questo punto diventa Wart immediatamente. Wart, decisamente Wart per questi Deltaland. Sì, molto molto aggressivi, poi riescono a tradurre l'azione in un fantastico catback che rovina le barre degli HP degli Hellas Verona. Di GGVP a loro, che GGVP a questi Deltaland, splendida azione, splendida decisamente gestione del fight e del modificarsi delle circostanze, quindi complimenti. Occhio al messaggero della Landa, perché adesso tutte e due squadre si stanno avvicinando in quel di top, tranne Corifrog che ha deciso di raddoppiare nella corsa inferiore per prendere questa torre. Quindi sono una persona in meno e quindi Golia se ne deve andare. Sì, Golia scapperà da questo Herald che verrà completamente regalato alla composizione degli Hellas. Canele non sembra essere disturbato da nessuno. Regalato fino a un certo punto. Hanno preso la torre della corsa inferiore. No, adesso non viene contestato. Non viene contestato l'Herald, giustamente c'è priorità in entrambe le corsie a difesa del mostro del vuoto, quindi non è giusto andare a contestarlo, ma comunque qualcosa sulla mappa i Deltaland zitti riescono a prendere come. Ora, come lo investiamo? Vediamo. Vediamo che comunque non mi sono dimenticato di dire... ho lanciato il freccione di Ashe e Cleanse immediato. Bravo Taeyeon, che si è portato ovviamente una suprema fondamentale nel matchup a Varus Ashe. Se giocate contro Varus Ashe e non avete il cleanse, siete morti. Ma anche solo Varus o anche solo Ashe, proprio direttamente. È vero, però se sono tutte e due a maggior ragione. Sì, infatti. Taeyeon adesso andrà verso quello che sarà l'uragano di Runan, un oggetto fondamentale per questa serie. Abbiamo visto come nel game di prima Taeyeon ha optato per una serie da lame rapide Navori, una serie che vuole dashare molto di più di quanto le sarebbe concesso dai canoni standard del gioco, una serie che comunque fa un po' meno danno, perché abbiamo visto la configurazione da Infinity Edge essere tornata di moda in ogni caso. Sul Jarvan di Golia. Arriva il ferma e arrenditi. E si è fermato e si è arreso Golia, perché ovviamente non puoi fare nulla contro una catena di CC del genere. Golia è la terza volta che si fa prendere in castagna in questo caso. Sembra che stia soffrendo davvero tanto la duo punto Viari o la mancanza di visione. In questo caso voleva prendere visione, ma guardate che lavorano che hanno fatto gli Hellas Verona. Sì, ottimo pick da parte degli Hellas, ottimo pick fatto anche in concomitanza della scomparsa del loro obiettivo, perché quel drago infernale è un obiettivo sensibilissimo da raccogliere per la compagine degli Hellas, un obiettivo che potrebbe portare il contro draghi a due e a portarli anche in vantaggio. La morte di Golia sicuramente ha fatto la differenza in questo caso. Un pick fondamentale come il jungler non deve essere catturato in momenti così cruciali per lo svolgimento della partita. Guardiamo come sta andando la partita. Vediamo che effettivamente i Viari stanno facendo un lavorone per gestire quella pressione nella corsa centrale che nel game di prima è stata fondamentale. Nella corsa inferiore però purtroppo, mentre spinto di nuovo sotto la torre, è un po' di bloccato dalla massa proprio di Monarca. E niente da fare, è un uomo importante, uomo di sostanza. Uomo de panza come Gragas. La panza sostanza. Gran bella azione ancora una volta da parte di Monarca, che con la solo volo di Yampo Zumpo, nonostante il flash bellissimo di quel Rumble, non riesce a salvarsi e a cambiare le sorti del fight. Questo Monarca si sta prendendo una grossa vendetta per il game di prima.
Sì. In questo caso, come dicevamo, a differenza del game di prima, dove la differenza è stata fatta proprio da Golia, la mancanza di Golia si sente tantissimo nella classe superiore. Monarca in 1v1 contro Yampu Zumpo, con un campione che effettivamente se la gioca molto bene contro Rumble, sta facendo un lavorone. Sì. E ancora una volta si tenta l'azione in bot side, dove parte il freccione di Ash, ma Zion con la sua E riesce a evitare lo skill shot facilmente, ma comunque c'era il ragazzo pronto a mangiarlo in caso di tentativo di aggressione esagerato da parte degli Hellas. Golia prova a prendere risorse in topside, ma c'è una marca per intervenire, quindi ancora una volta l'azione si conclude con un nulla di fatto. Ok, di nuovo tutti quanti in questa corsia centrale, non dovrebbe accadere nulla. Il prossimo obiettivo sono 2 minuti al barone. La corsia inferiore spostano Ari sulla corsia lunga. Alla suprema Kuiji non ha alcun problema, ha già la malignità. Io quindi vorrei ringraziare Deru dalla chat, che ci fa notare una cosa fondamentale. Queste azioni di Monarca hanno portato effettivamente Rumble a comprare le Mercury, che è qualcosa che non avevamo. Tocca. Veramente succede veramente di rado, è un po' di difficoltà, è un po' zumpo, deve superare. Devo ammettere che in questa partita i Mercury sono molto buoni per tanti altri motivi, sicuramente ripeto, Ashe, Varus, cioè. Sicuramente sì, giocare contro una composizione da pick come questa le Mercury aiutano, e un po' di tenacity può fare la differenza, così come Canele vuole Taeyeon a tutti i costi, però compare con il ragazzo dal basso a intervenire. Golia. Pugno viene mangiato da parte di Corri Frog lo risputa indietro, ma adesso è lui il target. Gli obiettivi cercano di zonare gli avversari, Crossman, ma non ce la fa. Arriva la suprema di Taeyeon, bellissima la suprema di Golia, 4 persone all'interno della piscina che viene riempita, partita un catch, flash per disingaggiare mentre continua a sparare fulmini e saette. Yampo Zumpo fa bruciare il team dell'avversario e effettivamente non prendono una, non prendono due, ma prendono 3 uccisioni sacrificando solo e solamente Tahm Kench. Botta di Reign da parte di Deltaland. E che botta di Reign, hai parlato di come Golia non sembrava iscritto alla partita, ma la Wombo Combo la fa eseguire alla perfezione al suo team. Uno splendido cataclisma del jungler dei Deltaland che chiude tutti gli Hellas Verona dentro a quell'ammasso, a quel cratere dove Yampo Zumpo e Golia, sì, Yampo Zumpo e Crossman possono fare tutti i danni del mondo. Crossman che adesso... Bellissimo, okay, uno per uno. Complimenti. Sì, sì. Devo fare i complimenti a Crossman che face tanka un charme combo da parte di Ari. E Koji d'altro canto, che salvo utilizza la sua suprema per dashare via dal campo minato di Thalia il terreno disfatto. Molto e quindi bello. Una di queste rocce esplode in faccia, uccidendo anche lui. Tutto bellissima stupendo, giocata, ragazzi. Tutto stupendo. Però word per Koji. Word per Koji perché c'è uno shutdown. Sì. Shutdown su Crossman, quindi decisamente sì, utilizzi l'ultimate, rischianti sulle rocce. Vabbè, quello sai, è il panic flash, no? Quando sei nel panico totale. Quindi sarà salvato, camminava via, era salvo, esatto, era vivo. Esatto. Invece no, dash perché sono Ari, devi dashare, dasha. Dash, boom. Dash, che tanto non ci stanno i sassi. Ciottolato, il ciottolato di Thalia fa la differenza, stunnato, sì. Massacrato, Koichi. Si prende una lapidazione un po' prima del tempo, quindi... Drago, 30 sì, secondi. Drago, 30 secondi. Granchio per Canele e per gli Hellas Verona. Drago, sì, granchio per Canele che porta il vantaggio di visione per questi Hellas Verona. Adesso Canele però non si deve fare pizzicare, deve tenere la composizione dei Deltrend ben lontana dall'obiettivo. L'obiettivo che deve ancora spawnare, però 10 secondi per l'arrivo di questo Drago sulla landa. Concedono un po' di visione, concedono un po' di terreno, di yard a questi Hellas Verona però. Hanno Arin top è arrivata alla torre, adesso sta ritornando verso il drago, mentre Gragas è nella corsa inferiore, essendo una persona in meno hanno fatto bene a non combattere. Un po' molto ritardo però da parte loro, questo drago andrà ovviamente nelle mani di Deltaland, vediamo se i Deltaland riescono a rientrare in corsia, mentre Monarca fischia 3 persone. Si ingaggiano su di lui, Monarca rischia, lo scudo lo aiuta, arriva la suprema da parte di Rumble, Golia lo chiude, mentre Taeyeon è stato bloccato da un freccione di Ashe, che ovviamente non ha altre conseguenze, se non quella di ritardare la morte di Gragas. Strano face check, adesso è buono il dash. Bravissimo Koichi che risponde, Crossman evita così il terreno emerso, e anzi risponde con una combo completa sull'avversario, quasi ci prende. Oh oh,
Golia, due persone, non ha la suprema. Corri Frong gli spunta a fianco, rallenta Lurian incollato a terra da una slinguazzata. Arriva anche il teletrasporto mentre Shield cerca di scappare, ma sta arrivando Crossman. Guarda come vola, guarda come surfa. Shield rallentato, l'immersione non va a segno, ma è un supporto, i danni sono limitati. Verrà finito piano piano, lentamente, dal team di Delta, che prende una terza uccisione in questo teamfight. Solo Nash, i suoi oggetti sono di letalità e di potere magico. Non può Kaitarelli indietro con il potere della velocità d'attacco. Questo è un colpo di reni gigantesco targato Deltaland, che grazie all'insistenza riescono a girare il fight a favore. Bellissima azione di Golia ancora una volta, che torna in partita e anche dignitosamente. Il drago sta per cadere, però vogliono prima chiudere su Canele. E il barilone ad aprire tutti quanti. Il Baron viene rallentato, ci ritorna Koigi su Corriflock. Golia basso in vita, ricordiamo che Golia è il jungler, il monarca lo insegue. Il barile non va a segno, potrebbero mollare il Baron, potrebbero averlo interrotto. Effettivamente così è, recupera vita. Sì, il Baron verrà interrotto perché Golia è bassissimo di salute. Occhio a monarca che potrebbe fare qualcosa morire. Sì, tipo per seccare tre persone e morire. Morire. Freccione non va a segno, Lurian bloccato da parte di Golia, si sacrificherà, ma Crossman dovrebbe finire il lavoro. Arriva la suprema da parte di Rumble, piedini da parte di Lurian, flash per evitare il terreno ardente da parte del livellatore missilistico di Ampo Zumpo, e così prendono effettivamente l'uccisione sacrificando solo Monarca. Rientrano nella corsia centrale dove Koigi sta facendo un ottimo lavoro pushando questa torre, torre che verrà giù. E alla Sverona riescono a rispondere effettivamente al disastro che è stato il team fight. Koigi no, Koigi no, rischia tantissimo la vita. Bloccato il buttarsi nel fiume da parte di Corriflock. Ma c'è Yampo Zumpo. Mentre Yampo Zumpo teletrasporto, disastro, trova una persona, continua, però è basso in vita. Kalele ci sta, prende a pugni l'avversario, Shield cerca di fare il possibile, Crossman prende l'uccisione. Possono insistere, la fuga di Delta ne vuole ancora, ne vuole ancora, no, non ne vuole più. Ok, si sono un team fight che è durato 2 minuti e mezzo. Sì, va bene così. 15 minuti di team fight, tutto con vari cambi di gioco, ma comunque sì. Niente Baron ambuilati, niente di niente di niente di niente, se non un'uccisione dopo l'altra. Mi correggo, perché proprio in questo caso Taeyeon non opta per le lame rapide Navori. Opta per la versione di Zeri da frammento dell'infinito, quindi niente Ragnarok di Lunan per lei con il danzatore del fantasma. Questa è una Zeri sicuramente piace. Molto molto interessante, molto. Questa duro. Questa picchia più forte. Due cose importanti, 5-0-6 per Taeyeon. Già. E Mejai su Crossman che ci crede tantissimo. Però il Mejai, ragazzi, il Mejai è una maledizione su quel libro, cioè, sì. Libro maledetto, lo prendete nella biblioteca. Digisac. Al momento ce le ha. Sì. Vediamo. Ma può arrivare anche a 25. Quando arriva a 25 muore però. E vedremo, vedremo comunque. Due oggetti, anzi tre oggetti per questo Crossman, per questa Talia che di danni ne fa e come. Mentre Koichi sembra non voler andare per quella che è il tormento di Lichbane. Il secondo oggetto è andato sul... da ipercolpo, Horizon Focus. Forse adesso potrebbe andare verso quella Lichbane e andare a sbloccare il potere definitivo di Ari. Mentre viene ingaggiato il drone Lasher da parte del Deltaland, non c'è bisogno. Adesso magnano, sono 5 lì, non siete pronti, è alla Sverona, so magnano sì. 6.000, 5.000, 4.000, se ne sono accorti, 2.000, 1.000 preso. Se ne sono accorti, ma forse potrebbe essere un ingaggio. Problema, perché Golia... ecco, esatto, due persone, sì, sì. Shield, flash via dalla... Che non le vuole da perdere, mentre V cerca il re-engage, Crossman ritorna giusto per farsi curare dal bocciuolo del... Quella bellissimo con Taeyeon che salta oltre il muro, prende due persone con un laser, ulta e la suprema va a esplodere gli avversari con gli ultimi due colpi. Sballottati con i G-Shield, Shield è l'unico rimasto con Crossman che lo insegue, un paio di fazzi addosso e finirà così il lavoro. 5-0 per i Deltaland che prendono questa partita e puntano un coltello al centro del contratto che l'ipoteca a vittoria. 8-0-6 per questa Zeri, per questo Taeyeon inarrestabile, si lancia all'interno del fight, vede, individua i suoi bersagli e li disintegra, li cancella lì al niente. Adesso sarà drago infernale, terzo drago per i Deltaland e sono a Soul Point, ma chissà se quest'anima arriverà mai sulla mappa. Adesso siamo a 8000 gold di vantaggio lato Deltaland e gli alla Sverona vedono sfumare lentamente ogni possibilità di racimolare un po' dello svantaggio, del vantaggio che avevano all'inizio della partita. Oh no, Canele si è fatto in avanti, ha trovato tre persone attorno a lui, riesce ad evitare, ancora una volta la mancanza di visione potrebbe essere letale per l'uno o per l'altra squadra.
La visione è stata fondamentale in questa partita. Una mancanza di visione per cronica per i Deltaland durante tutto il game. Infatti vediamo Shield con un ottimo lavoro, 90 di vision score. Ci mettiamo anche che Ash, quindi guadagna punti bonus grazie al piccione. E dall'altra parte invece teamfight devastanti per i Deltaland, che compensano quindi la mancanza di visione con lo sfruttare al massimo quando la visione effettivamente ce l'hanno. A proposito di teamfight devastanti, è mio dovere informarti del fatto che quella Zeri al momento ha raggiunto l'80% di probabilità di colpo critico, e quindi quella Zeri adesso potrebbe essere un danno molto critico per Golia e Canele, che si scontrano nella giungla. Il team nemico, ma è letteralmente da solo Golia in mezzo al team nemico, ma ovviamente gli Hellas Verona non lo sanno e quindi hanno paura. Sì. E che paura, che paura, anche perché poi è arrivato te livello 15, quella Zeri è veramente una minaccia. Koichi utilizza la ultimate, prova lo charm a vuoto, non c'è visione per lui all'entrata della sua giungla, e l'assedio dei Deltaland adesso comincia a farsi pressante, però si sposta in corsa superiore. Vediamo se riescono a prendere questa torre, dovrebbero riuscire a prendere questa torre. Porta di minion, potenziata dal barone, la torre viene giù che è un piacere, Golia dal lato, pericolosissimo, rallenta shield, bella la suprema, prende solo shield di suprema, c'erano tre persone lì a fianco, vabbè. Continua su Canele, Golia in mezzo alla base, lo picchiamo per favore, e infatti gli tirano tutto finalmente, lo scudo dello Sterak e lo scudo dorato di Demacia lo salvano, Corrifrog arriva in soccorso ma non c'è bisogno, anzi quasi lui ci perde la vita, il resto del team ha tutto il tempo di far avvicinare i minion. Suprema parte di Taeyeon, però rischia, niente da fare, mena fortissimo lo scudo da parte dell'oggetto appena comprato, lo salva, e ancora una volta 5 persone a faccia a terra a parte gli Hellas Verona, che perdono così la torre, l'inibitore, le due torri del Nexus saranno i prossimi obiettivi e decisamente anche il Nexus stesso. Congratulazioni, triple kill finale per uno Yampo Zumpo che brucia i suoi avversari. Non pulitissima adesso l'azione, la bellissima wombo combo di questi Deltaland, ma pulito ancora una volta la gestione del fight. 5-0 Ace ed è 2-0 per loro. Sembrano ben avviati verso la fine di questa serie. Esatto, e ragazzi, per i Deltaland sembra, anche con una partita che non è andata molto bene, anzi è andata molto male in alcuni frangenti, riuscire a vincere questo secondo game in maniera così decisa sembra voler dire vogliamo portare a casa il 3-0. Vediamo se ce la faranno tra poco dopo la pausa. Rimanete con noi ancora una volta per la prima semifinale di questo playoff della Blooming Talent League. A tra poco. We'll be right back.
nights are out and you stumble in the dark. You kept pushing on, but then you went too far. When your ship has sailed and all your dreams are lost, everything is wrong, you feel like it's your fault. Just remember, I will be there for you, baby. Remember, there's nothing out there to get you, don't forget it. When life feels the most, just call me. Just call me. Signori e signori, ben trovati, ben ritornati ancora una volta per i playoff di questa BTL. Io come sempre sono Vischio, sono affiancato dal buonissimo Sarengo ed è un onore essere qui insieme a voi per quello che potrebbe essere il terzo e ultimo game di questa serie. 2-0 del Talend. Potrebbe. Cosa devono fare gli Hellas Verona per ribaltare la situazione? Prima di tutto, non farsi buttare giù. Sì. Il problema principale a questo punto è psicologico. Perché? Perché il primo game è andato male e vabbè. Secondo game, abbiamo fatto le cose per bene. Yes, sono andate meglio. Yes, abbiamo perso lo stesso. Però male. A metà partita momento... hanno un po'... Esatto. Cosa è andato male per gli Hellas Verona? Possiamo comunque analizzare la partita. Possiamo comunque trovare quello che è andato male. Possiamo comunque risolverlo. Così come hanno fatto nel primo game, dal primo game al secondo, si può fare anche dal secondo al terzo. Gli Hellas Verona Football Club non si devono buttare giù, devono guardare con occhio critico quello che è stato il loro gameplay e decidere effettivamente cosa è andato storto. Se posso dire la mia, dal nostro punto di vista, ancora una volta dall'alto aquilino, posso dire che molte delle risorse degli Hellas Verona non sono state sfruttate a dovere. Il game plan non è stato eseguito. In particolare, Varus non è stato sfruttato minimamente per tenere a bada la Zeri. Ashe è stata utilizzata per andare a gestire il resto della mappa, andando a far perdere invece di importanza quella che è la sua presenza nella corsia inferiore. E quando ci si trova a livello di teamfight, Varus e Zeri, ovviamente Zeri ha sicuramente ancora una volta una marcia in più. Sì. In particolare, di poke pre-fight ce n'è stato poco. Varus, durante le fasi centrali e avanzate della partita, mi deve ammorbidire i nemici prima che ingaggiamo. Questa cosa non è successa. Questa cosa non è stata fatta. Il disengage da parte di Gragas c'è stato fino a un certo punto, riuscire a spezzare il team fight quando Jarvan cerca di ingaggiare. Ma soprattutto, ricordiamoci cosa è andato invece bene. Qual è stato il punto debole di Deltaland? La mancanza di visione. Ogni volta che c'è stata mancanza di visione, Golia scivolava e prendeva una frontata, una frontale così. Sì, letale. Neghiamo per una composizione che va a cercare un esatto. Pick. Sì. Neghiamo la visione avversaria, investiamo negli strumenti, nei lumi di controllo, utilizziamo anche campioni per gestire la visione. Quell'asce, anche se è stata spesa secondo me incorrettamente, è stato un ottimo pick perché tramite il piccione riusciva a garantire visione aggiuntiva che si è dimostrata cruciale in tutto l'early mid game. Già. E nel frattempo viene evocato il dio del tuono, perché gli Hellas Verona selezionano ancora una volta il blue side e il dio del tuono potrebbe salvarli dall'agonia, potrebbe salvarli da quello che è la disfatta totale. Ricordiamo che la finale è il 2 marzo, come c'è scritto, il 2 marzo, il 2 aprile, come c'è scritto nel calendario, il mar che vedete, perché è martedì, non peraltro, ragazzi, tranquilli. Comunque il Volibear selezionato e questo lascia spazio a Talia ancora una volta per un crossman che con quella Talia è riuscita a giocare tanto bene crossmap. Vero, Koigi ha comunque detto la sua su Ari, quindi Ari non è da sottovalutare. Riprendono in questo caso invece l'Aatrox, perché hanno già un Volibear di fronte dall'altra parte e quindi sanno effettivamente cosa andranno a contro cosa si andranno a scontrare. E adesso tocca agli Hellas Verona decidere come gestire questa... Così? Subito? Corsia. Ti piace? Ti piaceva? Eccotela. Sì, ma mi piaceva in risposta a Smolder. Invece Kai'Sa effettivamente in questa patch in solo Q ha preso tantissimo successo ed è un campione che può fare la differenza, solo che non mi fa impazzire come campione da giocare contro campioni come Talia, Aatrox, che vuole giocare contro AD Carry dallo short range, però c'è Fiora per Monarca e Fiora effettivamente è un campione che sicuramente va a sposare una laning phase contro Aatrox e qua si gioca così, proprio di cattiveria, la draft scorre velocissima.
Non solo, ma big swapperoni. Qua tu prendi Volibear, dico, lo gioco nella corsia superiore, ovviamente ci mettiamo E contro invece l'Aatrox. no. Invece no, lo prendiamo, lo spostiamo e ci mettiamo Fiora contro l'Aatrox, che soffrirà. A questo punto Yampozumpo soffrirà tantissimo Fiora. Fiora, grazie alla sua mobilità, riesce ad evitare quelli che sono i colpi della lama del Darkin da parte del Darkin stesso, e quindi nega tre quarti della potenza di Aatrox. Bah, vediamo. Aphelios, Rispondo con la Philios. selezionato così presto in fase di draft, strano vederlo così, arrivare così presto Aphelios per Taeyeon, comunque un pick molto molto interessante. Contro Kai'Sa, come si comporta Aphelios? A differenza la faranno di Sì. support. Infatti vorrei vedere dei ban da parte almeno degli Hellas Verona per quanto riguarda dei supporti importanti per i Delta Land. Vediamo se andranno qui o si concentreranno su altro, perché comunque ci sono ancora diverse opzioni per i Delta Land per diciamo aggiustare quelli che sono i problemi di draft. Scusate ancora una volta, ragazzi, non sto benissimo oggi. Ogni tanto sputacchio sul microfono. Adesso saranno gli Hellas stessi a negare la presenza di quella V. V non sarà selezionabile, ma evidentemente pensano che Thalia sarà ancora una volta nelle mani di Yampozumpo. Sì, di Yampozumpo, di Crossman. Ancora una volta i midlaner bannati sono quelli dal lungo raggio, i midlaner dal lungo raggio che possono fare la differenza. Chissà che Koichi non vada a selezionare ancora una volta Ahri. Però niente Victor, niente Wei. Ma soprattutto niente V e quale potrebbe essere l'ultimo ban? Vediamo. Non avendo ancora Dharma, ok. selezionato il personaggio della classe centrale, per i Delta Land è comunque un alla cieca. Vediamo cosa scelgono. Prendono un Jax. Ok, va bene, Deltaland. Interessante, ancora una volta Jax per Golia. Neutrale. Sono due, tre auto-attacker, quindi Jax va bene, va molto bene. Tra l'altro andarsi a scontrare contro un Volibear potrebbe essere Jax il campione che va a ostacolare lo strapotere dell'orso, del dio del tuono in corsia nella giungla. Quella potrebbe essere una Kai'Sa in corsia centrale, quindi? È una Kai'Sa in corsia centrale. Prendono Jinx, ennesimo riswapperoni da parte degli Hellas Verona Football Club che spostano l'ennesimo token e finiscono con... Con Ok, Camille support. va Sì, bene. con Il Camille support che support. verrà nerfata alla prossima patch, l'hanno già dichiarato, non, va bene che si giochi Camille support, non va bene che si giochi più Camille support di Camille in top lane. Questa è il discriminante per il Già. nerf. Camille support, un campione decisamente tanto tanto forte contro pick come Aphelios, pick immobili come Aphelios, ma Aphelios non ha ancora il support piccato al suo fianco. Corri ragazzo potrebbe andare ancora una volta di quello che è di quel Tahm Kench per salvare Aphelios da bruttissime situazioni in cui potrebbe ritrovarsi. A me non fa impazzire. Oh, Taric, Bellissimo! raga. Ti prego, sì! No, Alistar peccato. ancora meglio. Ma guarda, non lo so, sì, ci sta, però anche un Nautilus, ci sarebbero stati anche un Rakan, ci sarebbero potuti Mi essere piaceva davvero tanti Taric, mi piaceva personaggi. moltissimo. Alistar va bene, Alistar va Ma bene. sai cosa? Sì. Alistar è davvero buono contro Volibear e contro Camille, ma contro il resto della composizione fa davvero molta fatica. Il Taric era a metà, era effettivamente a metà. Alistar invece funziona davvero bene contro tutti tranne Fiora, praticamente. Eh già. Il problema di Alistar è proprio Fiora, viene bucato letteralmente da Fiora con due colpi, quindi perché la riduzione in percentuale viene ignorata completamente dal true damage, Sì. dal danno puro A me non di fa Fiora. impazzire una Vabbè. cosa, ci sono due campioni che sono due AD carry alla fine, se vuoi vedere, Sì. sono sia Kai'Sa che Jinx, e l'unica forma di peeling che possono avere è quella di una Camille. Non lo Ma so. dovrebbero ingaggiare loro, vero? Gli Hellas Sì, Verona? sicuramente le Hellas Verona vogliono ingaggiare, ma quanto puoi ingaggiare se dall'altra parte c'è una Thalia? O un Alistar? Se vogliamo approfondire questa appunto linea di dialogo, ti aggiungo il fatto che effettivamente quando hai una Fiora, tu vuoi avere almeno uno, anche Che uno, non momento sia. di Sì, disengage. esatto. Quando hai una Uno. Fiora, in realtà gran parte del tuo fight si deve svolgere in 4 contro 4, perché Fiora al fight non ci vuole giocare, almeno non E se i insieme al. nemici sono 5 e ti corrono addosso, che Esatto, fai? esatto. Che combini? È pericolosa. La draft degli Hellas Verona in questo senso è rischiosa. È rischiosa. O riescono effettivamente a prendere vantaggio grazie a questi swap di corsie e quindi matchup favorevoli in corsia,
o potrebbero essere nei guai da mid game in avanti. Sì. Interessante comunque la scelta di optare per questa Kai'Sa mid, mi domando se non sia la Kai'Sa da full poke che abbiamo visto in LCS, che abbiamo visto sugli appunti di LS stesso, quella Kai'Sa che va a selezionare la Manamune per poi andare su Echo di Luden e Bocciolo Ardente per massimizzare il suo potere e il suo ability haste. Una Kai'Sa che vuole spammare W, chiaramente va a evolvere la W dopo il primo oggetto AP acquistato, e una Kai'Sa che può fare molto molto male in effetti dalla lontananza, perché Thalia va a soffrire i campioni che vanno a poccare dalla distanza, solo che Kai'Sa ci mette un po' per farlo. Sì, l'unica cosa è che devono saperla utilizzare. Così come nel game di prima, gli Hellas Verona Football Club si sono dimenticati di avere un Varus e ingaggiavano a muso duro. Dovete saper utilizzare un Poke Champion. Quindi, per esempio, priorità per quanto riguarda gli obiettivi. Se arrivate prima e gli avversari arrivano, potete pokearli mentre cercano di raggiungervi. Sì. Oppure, seconda cosa, aspettare fino all'ultimo secondo, prendere tempo, prendere spazio, sfruttare appunto il poke per inibire magari un engage o per forzarlo, perché magari il team avversario, se viene pokato giù, sa di perdere, quindi costringete il nemico a giocare secondo quelli che sono i vostri standard. Avete voi il coltello dalla parte del manico, dovete utilizzarlo in maniera corretta. Sicuramente. Tanto di quell'Alistar, ovviamente ce lo scrive Momo in chat, lo ringrazio. Tanto dell'importanza di quell'Alistar va a negare lo strapotere di una Camille nelle fasi iniziali. Camille Support vuole giocare con la runa della pioggia di lame per poter ingaggiare anche da quello che è il livello 1. C'è da dire che però è peculiare pensare che Jinx possa fare da follow up con lo scarso quantitativo di danni che ha a disposizione nelle prime fasi di partita. Quindi, ok, sono interessato, sono molto molto interessato, ma sono anche curioso di vedere come i Deltrend, che fino ad ora hanno risposto sempre bene a tante delle minacce curiose in bot lane lanciate dagli Hellas Verona, come i Deltrend riusciranno a rispondere, perché comunque se ne sono sempre inventata una i Deltrend. Se ci pensi, game 1, Smolder, c'era Zeri, nessun problema, guarda, abbiamo negato tutto a Smolder, Smolder non ha potuto né farmare né arrivare all'accumulo delle stack. Game 2 c'era Ashevarus che dovevano fare il loro gioco, lavoro di poke, ma era sempre presente una minaccia come l'iniziativa di Jarvan nell'ingresso di un campione che li loccava sul posto e poi venivano massacrati dalla presenza di Thalia e Rumble, e quindi Varus e Ashe hanno potuto giocare ben poco al videogioco. Game 3 c'è una Camille, c'è un Alistar che può insomma inibire il potere di una Camille. Vediamo. Creativi effettivamente gli Hellas Verona, props to them. Vediamo se questa creatività effettivamente paga. Vorrei vedere il piano di gioco appunto bello concretizzato, mentre siamo all'interno della Landa degli Evocatori, e quindi benvenuti a questa terza partita all'interno di questa fantastica serie. Oddio, tutti quanti nella classe inferiore? Terzo! Ah. Per quello che potrebbe essere l'ultimo game della serie, siamo ancora una volta sugli stessi side. Hellas Verona non cambiano dal lato blu, mentre i Deltaland non cambiano dal lato rosso. Gli Hellas hanno sempre scelto il blu side, vogliono giocare su quel side, e possiamo ben vedere che fino ad ora non sembra avergli dato ragione. Però comunque, andiamoci un attimino a guardare le rune. Nessuna sorpresa per Shield, che seleziona la pioggia di lame su quella Camille. La piccola sorpresa in realtà sta su Mayon, che va a scegliere per un Aphelios da conquistatore, un Aphelios da più late game, un Aphelios che non è interessato a giocarsi il matchup contro Jinx, è interessato a giocarsi fight, è interessato a distruggere le difese di quel Volibear e ad accumulare stack di Conqueror, che sicuramente gli fanno molta gola. Stessa runa per Monarca, che va a scegliere il Conqueror nel matchup contro Aatrox, quindi nessun grasp per una Fiora, mentre Canele è in giungla e sceglie il PTA, ovviamente la configurazione più aggressiva possibile. La differenza fra Volibear in giungla e Volibear in topside è che non si va a maxare la W. Si va a ammazzare la Q, chiaramente, per la velocità di movimento, che è una risorsa tanto tanto importante per quel jungler. Ok. Halo Blades anche su Kai'Sa, effettivamente. Sì. Ma quella non è troppo una sorpresa vedere una runa del genere. Kai'Sa per le prime fasi di partita fa un largo utilizzo di quella runa.
largo, larghissimo utilizzo della runa. E nel caso dovesse andare sul... Mamma mia. Buono. Mamma mia, a livello 2. A proposito di un buon utilizzo di quella runa, trade d'attacchi più un cercatore permettono un trade assolutamente in positivo su Crossman. E se quella Kai'Sa non andrà full AP, ma andrà anche solo ibrida, quella runa potrebbe essere utile anche durante il mid game, mentre Monarca già trade in positivo su Yampo Zumpo. Cosa che dicevamo, ci aspettavamo. Ripeto, gli Alas Verona hanno fatto tutta la draft per prendere vantaggio sulle corsie. Gli Alas Verona devono prendere vantaggio sulle corsie, sì. Lo stanno facendo in questo momento, bravi. Sì, bravo, un bravissimo Koichi che allontana Crossman dall'ondata, vantaggio di HP, vantaggio di livello. Crossman deve essere in pericolo se prova a pensare di poter prendere qualche risorsa come i suoi minion, la sua ondata. Mentre adesso c'è l'ingaggio di shield nei confronti di Corri Ragazzo. Allora. Mezza vita su Corri Frog, allo scudo, shield, potrebbe essere un 3-3. Omen omen, però arriva Golia, Golia con un red buff dall'altra parte, Canele tira un fulmine e se ne va. Ok, potrebbe essere un 3v3, ma questo è quello di cui ti parlavo. Jinx ha messo a segno i suoi danni, ha messo a segno i razzi, ha messo a segno quanto più poteva in quel piccolo frangente di spazio. Però quel ragazzo ha perso mezza vita, neanche. Sì. Qui là, granchio, Golia, prova a contestarlo. Lo smaita. È stato preso da Canele. Golia continua il trade, ha finito il contrattacco e quindi se ne va. Aspetta che gli ritorna. Canele mozzica sulla testa Golia, non bello. Fulmine, flash, counter flash, primo sangue da parte di Canele su Golia. Decisamente non puoi fare una cosa del genere a livello 3 con Jarvan contro Bolivar. Fra... Mutsu Gangapa viene chiamato da un mio caro carissimo collega. Il Mutsu Gangapa gliel'ha tirato Bolivar che con il morso finisce la sua vittima. E azzanna quello Jax che pecca di hubris, di una tracotanza più forte di lui. Letal tempo broccato, sicuramente un letal tempo che... va a dare vantaggio a un Jax che vuole fare spacing, vuole avere velocità d'attacco per contrattaccare un Volibear, ma Volibear ha troppe cure nel suo kit di base e quindi il trade volge inevitabilmente a suo favore con un PTA ben avviato, tra l'altro. E come vedete anche nella corsia superiore le cose stanno andando maluccio per i Deltaland. Monarca sta mettendo i piedi in testa, anzi il fioretto in testa all'avversario. Ancora una volta, ce l'aspettavamo, può decidere quando e come scambiare colpi, ha già uno scettro vampirico avendo regolato in questo momento con la wave come voleva lui. Spot a parte di Corri Frog nella corsia inferiore su Shield, un trade che finalmente va a segno, ma ancora una volta Corri Frog perde più HP di quanti ne perda Shield. Sì. Adesso siamo al minuto 5. Siamo al minuto 5. Il minuto 5 significa Drago. Drago che arriva sulla landa. Tra l'altro, Golia è già invece in prossimità delle larve. Nonostante la priorità di corsia, la priorità di corsia adesso acquisita da Yampo Zuppo, che va a cooperare. Ok, va a cooperare. Canele invece non sembra interessato ad andare verso quello che è il Drago. In lieve svantaggio di CS, adesso prova a recuperare con la conquista di quelli che sono i Lamabecchi. Forse un pochino off tempo il jungler degli Hellas che non approfitta della situazione in topside. Vero è che però la pressione esercitata dalla botlane di Deltaland rendeva veramente complicata la conquista di quell'obiettivo in quel momento. La rotazione sarebbe stata immediata. Adesso la priorità è presa da Lurian e Shield e quindi finalmente Canele può andare verso il Lextech Drake. Ok. Dopo aver collato Yampo Zumpo, finalmente gli HP per poter contestare l'avversario, ma fino a un certo punto vediamo che i soldi quella sono ovviamente, come dicevamo, in favore degli Alas Verona, questi 700 gold distribuiti principalmente nella giungla col primo sangue e un pochettino nella corsia superiore e inferiore. Sì, poco. Intanto Monarca ha fatto il livello 6, Yampo Zumpo adesso ha il livello 6. Monarca non sfrutta la finestra di tempo d'ingaggio. Golia se ne deve andare. Sono arrivati tanti di quei ping in quella zona, sono arrivati, sì. Lo stanno inseguendo, lo stanno cercando. Vediamo se lo prendono. Recall. Oh! Sì, non c'è visione, Monarca non ha idea del fatto che ci sia lui. Arriva tardi il fulmine di Volibear, ma non spotta nessuno. Golia si porta in salvataggio, anzi si porta in territorio franco, dove può tornare a acquistare cose con gli oggetti guadagnati, con i soldi guadagnati. Trivella infatti per lui, mentre Volibear vediamo andare subito sulla chiusura delle scarpe livello 2, stivali della Cume di Ionia. Un oggetto molto molto importante per un campione come Volibear, che fa del ability haste gran parte bello Monarca fa gran parte del suo kit si basa su questo ability haste che gli permette di avere più cure e più danni nel più breve tempo possibile e soprattutto
se sei un jungler. L'istema della comedione sono sempre, sempre forti. Ok, secondo giro di giungla inizia ora. Il robobestia Cremisi respawnata per entrambe le squadre. Mentre il tentativo di ingaggio da parte di Camille. Teo smontato, distrutto. Se ne sono mangiati vivi in mezzo all'intera wave di Minus. Sta arrivando anche Canele. Ci dovrebbe morire anche Corifrog, senza alcuna chance di scappare per lui. Lo zona alla sua stessa torre. Double kill da parte di Shield e Lurian, che finalmente per una volta nella serie giocano la lane phase. E guarda un po', la vincono. Bello l'ingresso di Shield, bellissimo l'intervento e il follow up da parte di Lurian. Adesso Yampozupo è in grossi, Monarca grossi, 4 4 spicchi su Yampozupo. Arriva Golia, flash da parte di Monarca. Ci rimane? No, non può rimanerci. Oddio, morto, bloccato una volta, bloccato una seconda. L'ultimo d'attacco, Golia va a prendere l'uccisione su Monarca, che se l'era giocata benissimo finora, ma effettivamente viene presa la sorpresa da parte di Jax, che semplicemente cammina dalla corsia e lo punisce per aver toccato il suo amichetto. Allora, più e più volte ho visto questo matchup Fiora-Aatrox, in cui Fiora viene selezionata per counterpiccare Aatrox, perché effettivamente Fiora di suo nel kit ha qualcosa che deve andare a contestare Aatrox, no? Premi W e annulli una sua schiacciata e tra l'altro volgi il trade a tuo favore. Adesso Taion e Canel si incontreranno. Risposta cattivissima, voglio rigancarli. Bello Red White però da parte di Corifrog. Canel rischia la vita, dona un doppio buff a Taion. Disastro se l'azione era anche corretta, l'esecuzione è stata pessima. Due persone sullo stesso pixel contro Alistar. Corifrog si tiene il doppio pugno nel momento in cui entra gli avversari sono vicini e Teio non viene toccato. C'è una regola su League of Legends: red white don't fight. Quando tutti i 200 anni di Collective Gaming Experience ti vengono scaricati addosso, Volibear potrà pure essere un dio del tuono, ma sarà un dio del tuono gracile, un dio del tuono debole. Infatti infiniti chakram per Teio, ci dicono Teio item check. Quello probabilmente è un frammento di static, primo oggetto. Come la traduciamo in italiano? Rosso e bianco? No. Bianco e rosso, tieni le mani a posto. Sì. Mani a posto. Sì, sì, ci sta? Sì, sì, sì. Dai, sì. Ho la paura addosso. Bianco e rosso, c'ho la paura addosso? Anche. Me la faccio addosso. Me la faccio addosso anche, sì. Si cambia un po' il significato, però è la traduzione così. Però il risultato è sempre lo stesso. Esatto, sì. È un po' tipo il primo doppiaggio di Evangelion. Vabbè, comunque... quanto a quello che puoi fare tu, no? Sì, vabbè, quello che per me, per quanto a me, quello stivali che puoi fare tu per te da stivali presi per entrambi i tiratori, stivali presi per Thalia, stivali presi per l'Aatrox di Yampozupo. Dall'altra parte invece chi sta vincendo la corsia in generale non se li va. Stivali presi anche da parte di entrambi i supporti, da sottolineare, mentre le larve vengono prese da parte di Golia, che così guadagna le 5 larve e le 6 larve. Questo è un disastro per i ragazzi di Hellas Verona, che regalano questo obiettivo senza contestarlo. Non spesso si vede questa cosa in competitive, di solito sono estremamente contestati questi obiettivi. Ma sarà worth se Volibear riuscirà a intervenire adesso in bot side alla ultimate, nel caso volesse effettuare un dive. Mancano veramente pochissimi colpi a Taion per far scaricare quel Severum. Corifrog però alla ultimate dalla sua, e quindi bisogna disingaggiare, anche perché Crossman ha priorità in corsia e può muoversi verso la corsia inferiore grazie Ikawa, nel senso che ha startato un 2v2 con solo Doranblade, mentre Jinx aveva Kala Berserker, e quindi chiaramente il 2v2 è il Bolt of degli Hellas. Grazie mille. Ah, cerca di baitare l'attacco Monarca per una risposta di riposte, ma non va a segno. Yampozupo continua, colpisce il secondo giro di spell e riesce ad andarsene, mentre il drago viene iniziato da parte di Deltaland. È anche ben avviato da parte di Deltaland. Golia si canale un po' lontano, adesso viene anche finito da Deltaland. Questo è un piccolo disastro, perché in quanto Hellas hai lasciato le ultime 3 larve, ma hai lasciato anche la conquista del secondo drago, drago Kempek, che in singola copia ovviamente non fa l'enorme differenza che può fare un'anima, ma è sempre un drago. 1-1 su contro i draghi, e l'anima sarà ancora una volta la landa, ancora una volta sarà la landa infernale.
chiama il tuono Bolivia alla protezione. Golia arriva a cercare di gestire la visione, cacciato via da Shield. Shield addirittura lo ingaggia, contrattacco su di lui, ma sta arrivando la Kai'Sa, mentre Corriflog blocca invece dall'altra parte il Bolivier di Canele. Si rigirano così per andare a dare manforte. Corriflog ha perso solo mezza vita, ha utilizzato la Suprema, ottimo lavoro da parte sua, mentre il Jax di Golia ritorna e Crossman rischia di prendere l'uccisione. Flash per l'ultimo d'attacco, Ale a segno, adesso Koigi risposta, colpisce con i missili di Katia. Mentre Golia prova a punirlo, il flash mentre i missile da parte della Jinx di Lurian lo caccia via, ma anche se i danni sono limitati perché ovviamente era full vita. Sì, pensava forse Lurian di riuscire a chiudere su Crossman, che però si è allontanato, si è portato in salvo. Sì. Una uccisione particolare conclusa da parte di Deltaland, che però mantengono il punteggio su un saldo 3-3 e conto di gold decisamente pari. Stiamo guardando un'altra partita rispetto alle prime due che abbiamo visto. Sì. Sì, entrambe le squadre stanno giocando molto bene, i punti deboli esposti dall'Atrox di Yampozumpo vengono colpiti ripetutamente da parte di Monarca, a cui l'unica cosa che lo ferma è il mana, mentre bloccata la Camilla, addirittura Suprema su Corriflog, ma questo gli dà uno scudo di danno magico, prova a prendere l'uccisione Luria, gli ultimi due missili, e adesso procca la passiva, si eccita in questo caso Jinx, viene bloccata ma non sotto la torre, un ennesimo zap, passo in vita Taeyeon, mentre dall'altra parte della mappa si lotta per il blue buff, costretta ad andarsene. Sta per tornare l'ultimate di Lurian, sta per tornare, oh no. Sta per tornare, è arrivato, oh no, ci torna, può partire, missile morto, execute, gridi mentre nella corsia superiore arriva l'aiuto di Fiora. Canele viene tranciato in due però dall'Atrox. Atrox che ha problemi contro Fiora ma non contro il Volibear. Flash dentro la sua guarigione della Grand Challenge, ma Yampozumpo, ennesimo colpo della lama dell'Arkin su una Fiora che sì, avrà tanti strumenti a disposizione, ma quando questi sono tutti in cooldown e le larve del vuoto aiutano a finire anche la torre. La corsia centrale però ancora si combatte, Koigi bloccato da parte di Corriflog, spuntato da dietro un muro, e così Crossman si prende l'uccisione. Ma cosa sta succedendo? Sta succedendo che Koigi sta un po' soffrendo, l'ingaggio frontale da parte di Corriere Ragazzo, lo spostamento da parte di Deltrend, sono bellissime le azioni cross map del team in vantaggio 2-0 e devo dire che la comunicazione c'è e come. Comunque ci dicono top gap per il terzo game di fila, effettivamente no. No, non sono assolutamente d'accordo, perché il primo game è stato Golia a gestire Monarca, il secondo game Monarca ha giocato molto bene contro Yampozumpo. Anzi, due solo volo. Esatto, soprattutto in corsia. Nel terzo game effettivamente Yampozumpo sembra gestire davvero molto bene un personaggio che dovrebbe avere un grosso vantaggio contro i due. C'è stata la presenza di Golia, ma c'è stata anche la presenza di Canele, e quindi effettivamente nel terzo game il top gap può essere chiamato. Sì. Senti, no, ma io invece proprio di questo matchup ti volevo parlare un attimino, perché non ho memoria di una Fiora che va a piccare in counter pick contro Atrox e poi riesce a vincere la partita o la fase di corsia in generale. Fiora non la riesco mai a avere successo, vedere aver successo contro Atrox, il che è particolare perché comunque Atrox fatica a giocare contro Fiora, è come se fatica. Assolutamente sì, io ho un problema con il pick di Fiora, perché quando picchi Fiora, come dicevamo prima, devi avere anche un team attorno che gioca attorno a questa Fiora. Purtroppo quando picchi Fiora deve essere la protagonista dell'anime, deve essere, e senza i side character corretti Fiora non fa nulla, non fa nulla. Ci possono essere Zoro e Sanji dappertutto, possiamo dirlo, dai. Esatto. E la Canele e Monarca corrono addosso a Yampozumpo, riusciranno a prendere la vita, sicura due o tre volte Yampozumpo, grazie a questa idra profana, ma la Suprema di Fiora è l'unica cosa che salva la vita di Fiora effettivamente. La Grand Challenge fa recuperare tanta vita a Monarca, la vita è sufficiente per sopravvivere agli ultimi colpi di Atrox, che viene giù. Red White ancora una volta si ingaggia su Taeyeon. Io rischia. Ma si rigirano, grazie ad Atrox, grazie all'arrivo di Crossman, la torre è anche bassa in vita. Marchiato per la coppia di Kai'Sa, Koigi arriva, dovrebbe finire il lavoro, così è. Missile di Jinx, non riesce a risultare in nulla, teletrasporto di Monarca, 3 contro 2. Jax continua su Koigi, ne riuscirà a prendere la vita, sì, cerca di flashare via, non riuscirà mai. La cura del cielo infranto, ritorna Alistar, disastro! Golia e Corriflog in 2v3 riescono a prendere un 1x1 e scappa via, vola, corri! Ragazzo, Golia, intendo. Quanto ha tankato Golia?
quanto ha tankato. Non meravigliosa l'azione di Monarca in corsia inferiore, ma comunque ci ha provato. Adesso i Deltrand possono contestare l'obiettivo, perché solamente Jungle e sì, Jinx e Volibear. All Might, sì. Alla punizione, si girano però su Canela, che è jungler avversario, lo vorrebbero far fuori, lo zonano, 2000 HP per il drago, si rende conto di non poter fare più niente, prende il drago, sacrificano così Yampo Zumpo, Crossman fa il suo lavoro nucleando una singola persona, mentre Taeyeon finirà il lavoro su Shield. Ancora una volta corrono tutti quanti attorno all'obiettivo, ma in questo caso sono più veloci i Deltaland. Grazie a cosa? Grazie al fatto che comunque strumenti di mobilità da parte di Deltaland sono migliori. La passiva anche solo di Talia gli permette di arrivare prima del resto del team avversario. Gigantesco Golia con quello. Jax non muore, non prende danni, fa roteare l'elicottero più che mai. E che dire, drago conquistato da parte di Deltaland, si portano due draghi a uno. Beh, decisamente il caos ha avuto la meglio, ma nel caos i Deltaland hanno, esatto, hanno avuto la supremazia del territorio, di tutto quanto, del fight, ogni cosa. Sì. Ogni tanto si dice che la partita finisce in un porcile, ma in questo porcile si rotolano molto meglio i Deltaland rispetto agli Hellas Verona. E devo fare i complimenti a Golia, che oltre a star demolendo Monarca nonostante la suprema, sta arrivando anche Yampo Zumpo, ma mi sa che lo so, finisce da solo. Sì. L'hai mangiato da solo. Golia sta facendo un lavorone anche grazie all'itemizzazione. Quel cielo infranto ha fatto davvero la partita. A differenza del primo game, in cui come primo oggetto è andato immediatamente con Trinity, in questo secondo game ha scelto cielo infranto e cose come prendere tempo, aspettare una rotazione di abilità. Per esempio, nel 2v3 della corsa inferiore si sono andati a rintanare all'interno del cespuglio per permettere a Corri Frog di riavere il cooldown e a lui di riavere il cooldown del cielo infranto. Sta facendo un lavorone perché ogni volta gli recupera abbastanza vita da ribaltare la situazione e prendere di sorpresa gli avversari. Yampo Zumpo potrei negare fino alla morte, ma ho visto quel tentativo di dash attraverso il muro andato a vuoto, l'ho visto, ti sei schiacciato sul muro. Sì. L'abbiamo visto tutti quanti, Yampo Zumpo, mi spiace. Comunque, un po' particolare, peculiare la situazione in cui adesso Monarca si trova a giocare un eventuale side lane, perché sì, 1-4-2 fiora, solamente un oggetto e mezzo per lei. Mentre se dovesse incontrare Yampo Zumpo sarebbe un Aatrox con due oggetti e le placche d'acciaio, che sicuramente renderebbero il lavoro di una fiora molto molto complicato, soprattutto considerando la presenza e la minaccia di uno Jax che con due oggetti sta dominando la partita in lungo e largo. Adesso si comincia a bussare in corsia centrale, viene evocato l'Herald, i Deltaland vogliono prendere questa struttura importantissima, vogliono aprire la mappa, vogliono far sì che gli Hellas comincino a chiudersi dentro la loro base, mentre Crossman incontra Koichi e gli tira due sassi, proprio due paffi. Golia? Dove va? Golia? Vuole raggiungere il suo compagno con un gank da dietro. Bomba roaming. Incredibile. Vabbè, ma chi è? Si lascia in mezzo. Ma chi è? Schumacher. Si lascia in mezzo. In mezzo a tre persone. Vola via Volibear, mentre scappa anche Shield, preso in castagna da parte di Yampo Zumpo, costretto ad utilizzare il flash teletrasporto addirittura di Koichi forzato. Questo lascia libero Monarca nella corsia superiore. Date una patente ad onore, ma questo ragazzo Golia riesce che drift ha fatto? Ha fatto un drift incredibile nella giungla, pilota di rally Golia qui. Sono sicuro di non aver mai visto una place del genere, ma mi è sembrato di aver visto un déjà vu. Sì, mi sembrava anche a me di essere già stato in un posto del genere, hai ragione, sì. Ho avuto per un attimo questo flash incredibile. Adesso Shield vuole Crossman, l'ultimate. Bloccato, interrotto il muro della tessitrice. Sta arrivando anche per Golia, che era all'interno del cespuglio. Un missile però da parte di Jinx. Centrato, Koichi rischia la vita, preso dal lampione da parte di Golia. Il teletrasporto una volta da parte di Monarca, però questo è un 3 contro 3. Arriva, non può fare un 3 contro 3. Infatti viene cancellato Shield. Canele deve scappare, non ha la suprema disposizione. Tritato da parte del Deltaland. Lurian prova a tirare due missili, ma cattivissimi Deltaland possono tranquillamente evitare questa torre. Anzi, questa parte di Golia incastra Lurian il tempo necessario per permettere a Taeyeon di prendere la terza uccisione.
Che brutto essere una di carico come Jinx quando esiste un campione come Jax che è 7-1-5, gli ha atterrata in faccia, gli ha sventolato la lampada sulla fronte, l'ha distrutto, annichilito, massacrato quel povero Lurian. 5-1-4 prima per lui sullo score, adesso 5-2-4 deve cedere ai colpi di un Golia gigantesco. Adesso si comincia a giocare per quello che sarà il prossimo obiettivo, un drago. Drago che potrebbe consegnare il soul point a questi Deltaland, e tra l'altro questi Deltaland con due draghi infernali cominciano veramente a fare tanto, tanto, tanto male. Vischio, ci ricordiamo cosa mi hanno detto all'inizio della partita? Sì. Dicevamo che la composizione degli Alas Verona drafta per delle lane molto a favore loro, ma lacca di strumenti, mancano strumenti versatili che possano modificare il loro piano di gioco. Purtroppo loro non hanno metodi per controllare lo spazio. Se ti corre addosso Golia, tu non hai metodi per fermarlo. E questa è la presenza di Camille, cioè Camille al massimo può lanciare intervenire su un dash, oppure la presenza stessa di un Voli, sì. Perché però è molto indietro rispetto a E questo risulta in un problema, in un conundrum da risolvere in questo momento, che non possono risolvere. L'ha preso Lurian! Perché Golia ti corre addosso, tu cosa fai? Con i campioni che hanno gli Hellas Verona, cosa fai? Tiri le trappole sotto ai piedi con Jinx, ok? Lo stun di Volibear manco funziona perché è legato al suo autoattacco e c'è il contrattacco, Jarvan. L'unico è effettivamente Camille con il suo lampino, ma se lo fa va comunque in range dello stordimento di Jax. Quindi non hanno modo di fermare Jax, ed è proprio Jax quello che si è fiddato. Sono nei guai fino al collo gli Alas Verona, sì, ma... nonostante siano partiti benissimo, sono 5.000 gold sotto, hanno ancora possibilità di fare, ma hanno possibilità di fare nel momento in cui non c'è Jax. Devono evitare Jax come la peste. Sì, ma Staringo completamente al vuoto. Lurian con il razzo della morte riesce a rubare il drago infernale Deltaland. Ce lo siamo perso. Ah, me l'ho perso, scusate. No, ragazzi, era tutto giusto quello che stavo dicendo, era molto interessante. Indubbiamente io stavo a bocca aperta perché Lurian, senza visione sull'obiettivo, non sapeva se Golia fosse lì, non sapeva quanti HP avesse quel drago, lancia il Super Mega Death Rocket e conclude l'uccisione del drago infernale, negando un importantissimo soul point a questi Deltaland. Ragazzi, si è in due a castare per questo motivo, perché ogni tanto faccio qualche sbaglio, ma il disco mi corriggerete. Yampo Zuppo prende... Passo in salute, Monarca! Prende tante di quelle botte, 100-0 da parte di Monarca, che si ricorda di essere Fiora, colpisce tutti i suoi screenshot, Yampo Zuppo non ne colpisce nessuno. E GG. E adesso con quell'eclissi Monarca comincia a far male a Yampo Zuppo. Gliene ha dette 2-3. Adesso Fiora è lasciata libera inside perché non c'è nessuno a matchare il suo push. Non c'è nessuno. Yampo Zuppo è caduto e Fiora può continuare a pushare e dare fastidio sulla corsia inferiore, dando spazio agli Hellas di agire per la conquista della visione in quel territorio chiamato Barone Nashor. Territorio importantissimo da conquistare. E soprattutto chi deve conquistare cose per il canale, perché ha un oggetto e mezzo. Mentre sì. Golian ha 3. Sì. È un po'. Non bello. No, non bello. Ma siamo arrivati al punto in cui finalmente Koichi ha completato la sua muramana. Eco di Luden, anzi ferro di Luden, compagno di Luden, pronto per lui, e mancano pochissimi soldi alla conquista di quello che sarà il bocciolo ardente. Un po' di CTR, un po' di danni, penetrazione e cura d'aria per un campione come Kai'Sa. Sono molto molto utili. Adesso Kai'Sa comincerà sicuramente a splendere all'interno della partita, anche se forse ha bisogno anche di un paio di scarpe, si sa mai. Va bene, iniziamo il barone di cattiverie Deltaland perché devono forzare l'arrivo di Fiora. Arrivano tutti gli altri, però è complicato giocare in territori in cui vuoi avere la visione. Infatti shield potrebbe essere ingaggiato da Golia, no? Golia decide di rimanere sul posto. Dicevo, è molto complicato cercare azioni così a sorpresa da parte dei Deltaland, perché comunque sia Koichi con un cercatore del vuoto, sia Lurian con un Super Mega Death Rocket possono spottare le cose. Intanto Crossman si lancia in corsia cercano inferiore. Cercano un raddoppio nella corsia inferiore se non possono fare il Baron, ma niente da fare, Fiora riesce a disingaggiare con un paio di salti. Via! Semplicemente una Fiora, con un dashetto si allontana dal territorio pericoloso e hanno preso un'importantissima risorsa, l'ultimate di Crossman, che permetteva al midlaner dei Deltaland di giocare per l'appunto cross. Bene, questa mi è piaciuta, questa mi è piaciuta. Un po' meno, ma me la prendo lo stesso. Va bene. Emozione di visione nella zona del barone. Deion marchiato da parte del cercatore di Kai'Sa. E che cos'era quello? Quello era un secondo cercatore. Ha fatto la bua, Ha fatto la bua. Ha fatto la bua a Deion.
Sì. Qui Kai'Sa perché l'in-house da Digeri lo hanno forgiato, ma non sta veramente giocando Kai'Sa, questo è un altro tipo di campione. Sai, questa è la Kai'Sa da Aram, quella che tira la W da lontano e basta. Però se lo hanno forgiato, allora vedremo se Koichi giocando AD Carry potrebbe fare la differenza, potrà fare la differenza all'interno di questo game. Tanto complicato per Dallas che al momento si portano sul svantaggio economico di 3.000 unità. Quindi stanno cominciando a scalare però, perché Jinx ha tre oggetti. Jinx ha tre oggetti e sono gli oggetti giusti. Con un Lord Dominic potrebbe anche cambiare le sorti di un fight con incredibile facilità, sempre considerando il fatto che però c'è un Golia che può ucciderla da... Sì. Il problema è quello, è che sono grossi i Deltaland, vediamo. Le serve solamente... Più ora dall'altra parte della mappa, ma è molto lontana dalle torri, quindi hanno tutto lo spazio i Deltaland per prendere questo drago, se non fosse per i cercatori di Kai'Sa, il primo è andato a segno su Crossman, Golia rallentato. Deve ancora atterrare il drago, 5 secondi, questo è tutto tempo che guadagnano per Fiora. Andate a Baron. Come dicevamo, questo è il metodo corretto di giocare la comp. Guardate, Fiora applica pressione alla corsia superiore, loro vanno al drago, colpiscono la torre della corsia centrale. Oddio, mentre puccano al drago che rischia quasi di essere preso da un cercatore di Kai'Sa. Sì, Lurian in realtà con quel Super Mega Death Rocket poteva rifarci il giochetto, rifarci lo scherzetto di cattura dell'obiettivo. Decidono gli Alas Verona di traddare drago per torre in corsia centrale, bisogna aprire un po' la mappa e cercare di chiudere su quel bersaglio tanto importante che è il Barone Nashor. Barone Nashor che però viene startato senza visione da parte di Deltaland, non ne hanno idea. Pozzo un po' dietro al Baron, spotta gli avversari, arrivano Corifrog e Crossman, primo cercatore su Corifrog. Monarca cerca di disingaggio, Golia gli corre addosso, tutto il resto del team avversario è su di lui. Monarca potrebbe essere finito, si gira su Shield. Lurian è lontanissimo. Camilla prova a saltare sul... No. Niente da fare, non riesce ad evitare i danni da parte del team avversario, mentre Monarca contro Golia. Monarca in contrattacco, colpisce l'avversario, qui potrebbe rigirarsi. Lo scudo dello Stera che fa la differenza, però ancora una volta il Lampione. Leggendario Golia, corre però che ha fatto il possibile per ingaggiare, ma viene punito, Canele, e con l'aiuto di Lurian lo porta a casa. Golia ancora una volta con questo Jax pensa se avesse un'arma vera, distrugge Monarca inside ed è lui la chiave di volta per questi Deltaland, è lui colui che deve essere nominato per far sì che questi Deltaland si portano verso la conquista di questo obiettivo importantissimo che è il Barone Nashor. Adesso... Canele ha usato lo smite, no, Canele ha usato lo smite per il blue buff, no, e questo è Barone, no, errore madornale. Ma sarebbe stato anche complicato perché Canele andrà a contestare. Oh! Ah. Golia! Niente da fare, il cercatore di Kattia prendono così lo shutdown enorme, gigantesco, infinito. Questa l'azione di Koichi. Perché? Perché non solo prende lo shutdown su un legendary Golia, ma gli nega anche il barone. E non solo off tempo, completamente la morte su tutti gli avversari che hanno regolato. E adesso i Delta perderanno letteralmente 45 secondi di Baron. Puliti, puliti. Cercatore bravo, vuoto Koichi. Di Koichi gigantesco. Stacca la barra degli HP di Golia e se la porta via. E poi deve solamente concludere con una pioggia di Katia. Bene Koichi, decisamente una Kai'Sa che adesso ha scalato. Adesso potrà tornare in base e comprare finalmente gli oggetti, cioè le scarpe complete livello 2 e un bastone colossale. Adesso ai Koichi, ai. Solo ai, niente di più, niente di meno. Corsia centrale, con il barone pushano lo stesso, anche con una persona in meno. Red White, Canele tenta il flank ma c'è visione sul side da parte dei Deltaland. Non possono intervenire su Taion, che però Taion dovrà subire i colpi dei cercatori del vuoto. Questa si schianta sull'ondata, grazie. Oh, si girano su Canele che si fa troppo avanti, salvando tutto il resto del team dei Deltaland, costretto a utilizzare la suprema via. La furia del tuono, corri. Shield si troverà ad affrontare Golia sulla giungla, ma bisogna difendere questa torre in corsia centrale che verrà regalata grazie alle 6 larve questa dai Deltaland. Crossman prende un po' di colpi dal bazooka di Jinx. Adesso nel suo inventario c'è anche un po' di penetrazione armatura nel caso dovesse affrontare anche Aatrox e Jax. Boom! Questo è play Kai'Sa. Cercatore su Taion, secondo cercatore, via mezza vita Taion.
Vediamo se gli permetteranno di recuperare vita, perché adesso lui vuole toccare qualsiasi cosa. Spawnano i lupi, per sua fortuna. Vale. Arma rossa però finisce, che significa che non ha modo di recuperare vita. Deve essere protetto dal resto del team, che gli si mette letteralmente davanti. Vanno per la torre, muro di crossman a bloccare l'avanzata degli Hellas Verona e a proteggere invece quella dei Deltaland. Le larve del vuoto cercano di aiutare i minion ad avvicinarsi alla torre, ma i danni sono limitati. Potranno collare. E là! Fatto saltare in aria Koichi, potrebbe essere stato decisamente troppo. È decisamente troppo. Cosa fai? Non puoi fare una cosa del genere. Non puoi. No, Koichi, non puoi fare una cosa del genere. Non puoi. Reato, reato. Sì, reato. Omicidio del bel gioco in questo caso. Koichi si lancia in avanti e si condanna a morte certa, perché tutti i Deltaland sono lì ad aspettarlo. Adesso lascia il suo team, un uomo in meno, e lascia il suo team sotto i colpi del Barone Nashor. Mano del Barone Nashor, 5 contro 4, il che cadrà inevitabilmente. Adesso gli Hellas Verona dovranno... E adesso sai cosa? Dire, mi andate. Sì. A fare un bel drago. Golia. Oh no, Golia bloccato. Solo bloccato. Niente da fare, adesso il team lo copre. Sì, infatti Ikama ricorda a Koichi che non c'era bisogno di lanciarsi, perché se quando la W di Kai'Sa è evoluta, non c'è bisogno di andare a concludere l'uccisione, hai 3 secondi di cooldown, la rilanci dopo poco e avevi anche il terreno per poterlo fare. Piccato mischio, che... mischio, ma il drago! È infernale. Sì, se lo devono preparare, infatti i teletrasporti per addirittura arrivare prima, guardate. Sì, ma un teletrasporto che potrebbe essere un po' da solo, perché adesso gli Hellas Verona hanno il DPS per chiudere sull'obiettivo. Non lo ingaggiano? Vogliono un Yappo Zumpo. Mi sembra un po'. Ricordiamo che gli Hellas Verona vogliono pokare, lo ricordiamo anche agli Hellas Verona. Invece no, picchiano il drago, mezza vita al drago, questo riduce il tempo, mentre Yappo Zumpo è nella backline. Con Koichi. Teniamolo d'occhio, è finalmente arrivato Golia. Si girano sul drago, sorrimento da parte di Corifrog, preso il drago da parte di Golia, preso da parte di Deltaland, adesso gli corna addosso. E se già volevano farlo prima, Jinx tranciata in due con 2 singoli colpi, Koichi non può fare nulla se non cercare di fuggire, ma anche lì, 1, 2, la Suprema neanche arriva, riesce a scappare, Monarca cerca di fare il possibile, Crossman è costretto a flashare, ma ancora una volta 5 persone a terra da parte di Hellas Verona che avevano giocato così bene finora, ma effettivamente scivolano sulla buccia di banana. Inevitabilmente sarà game per questi Deltaland. La conquista del drago infernale dopo 3 draghi infernali concede troppo potere di fight a questi Deltaland, che distruggono, macellano e annichiliscono gli Hellas Verona, portandosi ufficialmente nella finale di BTL. GG per loro, 3-0, pulito. GG, ragazzi. Deltaland con una solidità di performance consistente durante tutta la serie vanno a guadagnarsi la prima posizione nella finalissima, che vedremo il 2 l'aprile, il 2 aprile prossimo, martedì. Sì. Cosa? 2 aprile, martedì, non marzo. Martedì. Sì, sì. GG Deltaland, si sono assolutamente guadagnati questo slot. GG anche gli Hellas Verona che ci hanno provato. Buone idee, purtroppo effettivamente gli avversari sono più consistenti, sono stati più solidi. Molto più solidi. Per gli Hellas Verona garantiamo il fatto che effettivamente sono stati estremamente divertenti da guardare e speriamo che continueranno lungo il loro processo di percorso di... E si raffineranno, si devono raffinare, perché cioè, ci sono tutti gli elementi buoni, ma devono semplicemente solidificare quelle che sono le loro basi. Sì, comunque andiamo a dare quelle che sono le opzioni per gli MVP, Mischio? Sì, quanti voti vuoi avere? Dimmi. Io ne ho sicuramente uno, io voto Corifrog, Corri ragazzo. Okay. Credo sia stato l'unico che non abbia svirgolato durante la serie, perché tutti quanti gli altri abbiamo visto avere partite buone, partite negative. Nella corsia superiore la seconda partita è stata un attimino squeaky, così come per la giungla. Nella prima partita invece abbiamo visto la mid lane da parte di Crossman effettivamente subire, mentre nella sottoforma anche Taeyeon ha fatto una bella serie anche lui, ma anche lui ha avuto qualche momento di difficoltà, in particolare l'1-3 iniziale per questa serie, anche se è dovuto principalmente da come sono state spese le risorse del team avversario, okay. Non tanto a lui, infatti sarebbe stato il mio secondo voto. Se vuoi io voto entrambi nella corsia inferiore. Tu voti Taeyeon e Corri ragazzo, io il voto lo devo dare a Golia.
Va bene. Un Golia che secondo me è stato fenomenale in Game 1, ha fatto E Game 3, tantissimo sì. per tutto il suo team nel primo game. Secondo game un inizio un pochino zoppicante, ma si è ripreso tanto 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 bene e ha avvolto le squadre. Diciamo che ha fatto fare la differenza la sua squadra per me, Golia. Gran bel MVP di tutta la serie. Al terzo game l'abbiamo visto, un Jax molto impattante anche per il disastro targato Delta. Anche se si è fatto rubare un drago perché non era lì, da un Super Mega Death No, Rocket, però comunque non era lì, però non era lì. assolutamente. Nelle partite in cui è andato bene, è andato davvero tantissimo bene, troppo bene, Golia. Assolutamente meritatissimo il terzo voto dell'MVP. Votate voi appena ci sarà eccolo lì, il Certo. sondaggio. Votate, apriamo il televoto. Aperto il televoto, volevo dire, tanto degli Hellas, ultimo applauso per loro, poi andremo sul carro trionfale di questi Deltaland incredibili. Hellas Verona che vengono da una vittoria nella precedente edizione del torneo, si sono, diciamo, ritinti, no? Hanno cambiato abito, rinunciando a giocatori come Jubellan, come Ryujin, hanno rinunciato a grandi giocatori importanti che sono andati nella prima divisione. Adesso sappiamo che sono in grado di farlo, sono in grado di crescere e secondo me ci faranno vedere tante tante belle cose verso il più avanti, insomma, verso il Summer Split. Esatto, tanto qua per loro finisce effettivamente la Blooming Talent League, ma ci sono altri tornei che stanno arrivando. Tenete d'occhio l'app di Clash, eh? Io vi dico solo questo, tenete d'occhio l'app di Clash. Va Scaricatela, l'avete scaricata? bene. Intanto ricordiamo di non scappare, uno perché vogliamo vedere il risultato del sondaggio e due perché sta arrivando qualcuno dei ragazzi che hanno vinto a parlare, eh? Ancora una volta, chissà chi sarà, lo scopriamo con voi, facciamo due chiacchiere e poi li lasciamo andare. Saranno Potremmo. affamati, stanchi, anche se sicuramente felici di aver ottenuto la vittoria. Sì, una vittoria che comunque nessuno si sarebbe mai aspettato, un 3-0 di Deltaland così roboanti e decisi di volare verso la vittoria finale. Gli Hellas Verona ci hanno provato, non fin da subito, ma ci hanno provato, però sono caduti vittima di un strapotere targato Deltaland, diciamo. Sì. E in questo caso, dall'altra parte, un po' di strizza ci deve essere perché i Deltaland hanno fatto con questa performance, si dimostrano immediatamente come sicuramente i favoriti per la vittoria finale. Vedremo, perché dall'altra parte ci sono altri due signori team. Eh? I The Gals e gli SPS potrebbero dire Belli tosti anche diversamente, loro. potrebbe dire Sono belli diversamente. tosti anche loro. Sicuramente domani ci aspetta una semifinale molto, molto, molto interessante e la finale sicuramente, dopo tutto quello che abbiamo visto fino adesso, lo sarà ancora di più. Zero voti per Tayon, è colpa tua, Corri, dovresti votare il tuo AD Carry. Esatto, bravi, vedi, detto, è colpa tua e arriva Ci sono subito addirittura quattro voti per te, Sì. Mischio. Mischio dalla radiolina addirittura? Ma perché è Sì. così brutto il suono? È molto radiofonico. Mannaggia, ragazzi, mi dispiace, ve lo posso fare più. Ma vedi che non capisci, non È capisci. Tu devi vintage. sfruttare le occasioni. Vintage. Sì, fammi un Alastor, capito? Visto che c'è la voce a Sì, radiolina. signori e signori, Sfrutta! benvenuti, io sono Alastor, mi presento, sono qui. Non lo Sì, so. però fai con questa voce, però devi essere La volevo cattivo, fare più. demonico, diabolico. Niente, niente, Va ragazzi, io ci bene, provo. lo devo guardare ancora, Sbinotel, io. Non l'hai visto? Guarda, Ancora però è no, carino, è carino. guardo. Va bene, dovrebbe avere Posso. qualcuno? Sì, abbiamo Yampo Zumpo in intervista con noi. Sì, Zarex, posso assolutamente farti un commentary tipo Istituto Luce, ma in altre occasioni. Magari poi dopo vediamo. Qua in privato, Poi in sì, sul privato. Patreon di Vischio lo trovate. Privato, esatto, sul privato. Buonasera, buonasera. Buonasera Yampo Buonasera, ma che Zumpo. sorrisone che c'ha, 32 denti, felice di come è Vabbè, andata, eh? 3-0 ci vuole essere sorrisone. Assolutamente. Gigi, complimenti a te e a voi per la serie. Grazie, grazie. Che ci sai dire invece di questa serie? Ti aspettavi un risultato così in 3-0 nei confronti di Hellas Verona, un 3-0 in semifinale proprio? Allora, onestamente mi aspettavo di vincere, magari non 3-0 così fast, però cioè, io aspettavo fossimo comunque il team migliore, nel senso, si è visto, trovo. Ok, certo. Assolutamente, vi siete preparati però, immagino. No, quello È chiaramente, andata come vi chiaramente. aspettavate? Nel senso, la draft, le partite? Allora,
Quasi tutte le draft, a parte l'ultima draft, il draft di Kai'Sa, cioè la pick di Kai'Sa era un pochettino inaspettata, però per tutto il resto era più o meno come ci aspettassimo. Sai che il tuo coach in chat ha scritto che la draft del terzo game per voi era un po' sus, no? Dici, no, forse un Sì, po' lo era. qualche. Ma infatti per il secondo pick abbiamo preso Aatrox, abbiamo preso Aatrox semplicemente perché non sapevamo cosa prendere, e ho detto prendiamo Aatrox e fine comunque. Ed è stato fine, effettivamente il matchup contro Fiora, andiamo subito direttamente al terzo game, è tosto, però è fattibile, soprattutto con l'aiuto nel jungler. I mean, nel corso all'inizio era proprio unplayable, però Aatrox adesso secondo me è 55-45 il matchup. Perché early early vince Fiora, poi dopo vince Aatrox e poi late è unplayable per Aatrox, però se non ci arrivi, diciamo, Senti, è facile. abbiamo sentito tanto osannamento per te dalla chat, c'è stato tantissimo tifo nei tuoi confronti, ma La io adesso non. fanbase. La fanbase di Yampo Zumpo è Sì. gigantesca, ma adesso io ti chiedo, com'è invece il tuo rapporto con il resto della squadra? Che tipo di sinergia avete sviluppato durante questo torneo? Nel senso, allora, l'ambiente è bellissimo, a me piace un sacco, si ride sempre. Ovviamente ci sono i momenti in cui qualcuno tilta, guardo te Golia, e sta un po' zitto, però in Secondo generale game, mamma mia. si sorride sempre, si parla. Però nel senso l'ambiente è molto bello. Molto bene, ci fa piacere sentirlo. E, avete tenuto d'occhio quelli che sono i vostri prossimi avversari? Perché domani si deciderà appunto il vostro diretto avversario, però entrambe le squadre sembrano saper dire la loro, mettiamola così. Se doveste scegliere una delle due squadre, chi vorreste incontrare? Allora, onestamente non ho idea, perché secondo me sono abbastanza equivalenti le squadre. Allora, secondo me gli SPS sono un pochettino più difficili da giocare contro perché hanno delle draft molto più particolari, tipo hanno uscito il Rengar Ivern e roba del genere. Quindi Skype è più facile giocare contro i Gals, ma non per motivo di player, ma più per motivo di champion pool. Capisco. Senti, l'MVP. Intanto ci dicono l'MVP dato proprio a Golia. Sei d'accordo? Non sei No, d'accordo? sì, sono d'accordo, ho giocato molto bene, a parte il secondo game con Jarvan che ha fatto un paio di scivoloni. I due game con Jax ha fatto 1v9, quindi. Sì, ma i scivoloni si fanno, si inciampa, la bandiera viene lanciata lontano, poi ogni Sì, volta sì, ti sì, scivola sì, sì. la lancia di mano e non riesci a raggiungerla, e manchi un flag and drag, che vuol dire sono due tasti, insomma, potrebbero essere complicati, potrebbero essere. Si scherza, chiaramente, si scherza. Senti, che dire, il pick di Kai'Sa non ve lo aspettavate? C'è un pick che ancora dobbiamo aspettarci, non dobbiamo aspettarci noi, però c'è qualcosa di segreto che non avete ancora svelato. Ah, Non penso ce lo potete rivelare, però magari qualcosa c'è? per questa partita c'era un pick particolare per me, però non è mai uscita l'occasione, quindi non è uscito. Però, Ce l'aspettiamo martedì prossimo. a parte quello, niente di particolare, diciamo, giochiamo quello che troviamo in meta e ci troviamo bene, basta, nel senso. D'altronde, la settimana prossima il meta cambierà, in finale troverete la 14.6, sì, 14.6. Pensi che ci possa essere qualche varietà nei vari matchup, di quello che si è visto fino adesso? Ma allora in top sicuramente perché vengono buffati tutti i tank, quindi cambierà matchup e in più vengono anche buffati tutti i legend da crit, quindi le percarry sono più forti. Quindi si andrà più verso un front to back style comunque. Però secondo me è abbastanza buono per noi perché Taion comunque sulle percarry è molto forte. Quindi. A me i tank non Non piacciono, ti però se devo giocarli li gioco. tocca. Sì. Va bene. Smolder non è stato un problema. Vediamo se lo sarà in finale. E vedremo come cambierà la patch delle cose. Per il resto, ancora una volta, congratulazioni ai Deltaland e a te, Yampo Zumpo. Grazie per essere passato. Grazie Vuoi lanciare mille. messaggio alle bimbe di Yampo? Ecco. Vi ringrazio per tutto il supporto e vi amo. A tutti. Grazie, Yampo. Perfetto. Ciao, Grazie mille e Yampo. congratulazioni. Ischio! È Ehi, sempre un abbiamo fatto tutto piacere. qua, Sì, eh? abbiamo fatto tutto, è vero, abbiamo fatto tutto. Hanno ben cucinato i ragazzi dei Deltaland. Congratulazioni ancora una volta a loro. E congratulazioni anche agli Hellas Verona per il loro posizionamento e per lo spettacolo che ci hanno mostrato durante tutto il torneo fino ad adesso. E direi che possiamo dare l'appuntamento a domani. Sì.
Cosa devo vedere domani? Domani andiamo a vedere The Gulls contro SPS Aurum. Saremo io e Ray Ilvage ad accompagnarvi per la serie di domani. E poi, insomma, e poi vedremo chi arriverà in finale ad affrontarsi e ad affrontare questi Deltaland che sembrano veramente inarrestabili. Veramente, veramente inarrestabili. Se dovessi scegliere chi affrontare in top tra Sur e Keiko Tanta, che sceglieresti? Scream God. Mi dispiace perché la domanda è arrivata quando Yampo Zompo ci ha lasciato. Se in chat rispondili, per favore, rispondere. Quello con le bimbe Taion, no, corri. Penso che quello con le bimbe sia tu, perché io sono una bimba di corri, ragazzo. L'ho detto. Perfetto. Ragazzi, con questo ancora una volta vi diamo l'appuntamento a domani. Vi ringraziamo per averci seguito. Vi invitiamo ancora una volta a seguire tutti quanti i social di Clash. E che dire, grazie Vischio. Grazie Sarendo. E ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Never sleep in traffic. There's living steady panic. I know, cause I try acid. Now I see through your habits, just like gadgets. You tell me with the two hands, I'm too bad. Wonder what your fans are like. Need me to get your bills paid. That's what you say. Well, guess I'm just too fake for that. So sit down, listen. I
I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know how it slips out. There must be some kind of plan. Every person could be you though. A pretty guy with a halo. But who am I kidding? Please, no. I gotta realize that when it's dark again. Let us